Filologia fra tecnica e interpretazione. Sapete che siamo in parallelo con un'altra sessione che si svolge nella sala azzurra al piano superiore. E questa è una sessione dagli argomenti, dai temi molto vari. Si parla di questioni metriche, di critica testuale sia di testi in volgare che in latino, si parla di erudizione e di storia della tradizione. A dimostrazione, credo, ulteriore, come già quanto abbiamo sentito ci ha fatto capire, della varietà di interessi e della vitalità della nostra disciplina. Ringrazio molto i nostri due discussant, Paolo D'Achille e Tiziano Zanato, e do la parola ai primi due relatori che parlano insieme, Tommaso Gramigni e Rosa Marulo, Università di Firenze, Scuola Normale Superiore di Pisa, che come vedete dal PowerPoint intervengono su fortuna e tradizione del serventese caudato. Prego. Buonasera. Sì. Ok. Desideriamo innanzitutto ringraziare Claudio Ciociola e la SFLI per aver incluso anche il nostro intervento, sebbene noi non siamo dei filologi. E infatti quello che vi presentiamo stasera è il risultato di una collaborazione di natura interdisciplinare con codicologia e paleografia condotta nell'ambito del progetto Corpus dei Serventesi Caudati d'Italia, che la Scuola Normale ha avviato nel 2008 al fine di disporre di un'ampia base di dati su quella forma poetica arcaica congeniale alla produzione giullaresca e laudistica che è appunto il serventese caudato. Come altri progetti della Normale, anche il nostro condivide la stessa impostazione metodologica, che in vista dell'edizione dei testi mira ad una definizione quanto più possibile esaustiva sia del corpus dei testi che dei testimoni manoscritti. Siamo quindi partiti dalla verifica dei dati bibliografici per costituire il repertorio testuale, verificando anche metri simili al serventese. Abbiamo poi condotto uno spoglio della bibliografia e successivamente anche dei cataloghi delle biblioteche per registrare tutti quegli eventuali testimoni che avrebbero potuto contenere serventesi. E siamo poi passati all'esame diretto dei testimoni in questi due anni, ecco, per quanto riguarda le biblioteche fiorentine. Abbiamo infine predisposto, ecco, un modello di scheda di descrizione calibrato sul serventese da utilizzare nell'analisi dei testimoni. Queste schede alla fine del lavoro verranno pubblicate sulla pagina web del progetto, pagina web che tra l'altro è già attiva e viene costantemente aggiornata per quanto riguarda nuove acquisizioni di testi o di manoscritti e ovviamente pubblicazioni. La scheda, ecco, di descrizione nasce ovviamente in primo luogo da considerazioni di ordine teorico sulla natura del serventese, che ha, ecco, una struttura metrica e rimica peculiare, tanto che, come abbiamo potuto osservare, ha poi anche delle implicazioni materiali su quella che è la disposizione del testo. E infatti, ecco, per la scheda sono stati necessari poi degli aggiustamenti in corso d'opera. Come messo in luce da Claudio Ciociolo in un articolo del 79, alla definizione di serventese concorrono principalmente due elementi. Il primo, ecco, è la suddivisione della strofe in due parti bene individuabili, ossia una copula costituita da un numero variabile di versi lunghi monorimi ed una cauda costituita da un verso breve. Ecco, l'altro elemento invece è la concatenazione rimica, perché è la cauda che dà la rima alla strofe successiva, alla copula successiva. Il serventese, ecco, ammette poi un gran numero di oscillazioni relativamente al numero dei versi e alla loro lunghezza e prevede anche tolleranze anisosillabiche, ma nella forma più frequentata si presenta in questo caso in strofe tetrastiche di cui tre endecasillabi e un quinario. Se guardiamo i dati del censimento, vediamo che entrambi i corpora sono piuttosto consistenti. Infatti, ecco, al momento sono noti 86 serventesi caudati, di cui 3 sono emersi proprio in fase di osservazione dei manoscritti. E poi abbiamo 3 serventesi bicaudati.
Per quanto riguarda invece i manoscritti, siamo partiti da un dato iniziale di circa 70 manoscritti noti e siamo arrivati a una situazione attuale di 119. In alcuni casi, ecco, come la laurenziana e la nazionale, il numero dei testimoni è quasi raddoppiato. Brevemente, ecco, per forza, ecco, in modo molto schematico, vediamo come si presentano questi testimoni. Si tratta di codici prevalentemente cartacei, prodotti durante il XV secolo, tutt'al più seconda metà del XIV, e hanno, ecco, una fattura molto semplice, spesso, ecco, la taglia è medio-piccola, sono scritti in scritture corsive, ecco, o ibride, e anche il livello di decorazione è molto basso, anzi nella maggior parte dei casi, in più della metà dei casi, ecco, è assente la decorazione, oppure, ecco, limitata a rubriche in rosso, iniziali in rosso, ecco, tutta più con filigrana azzurra. Anche la pagina, ecco, non prevede particolari preparazioni e spesso la rigatura inquadra soltanto l'area di scrittura. Sul piano, ecco, testuale, il serventese non si trova mai, ecco, in una raccolta, diciamo, omogenea costituita da soli serventesi, ma è sempre insieme ad altri testi che possono essere ad esempio il Trattato della Medicina del Cuore di Cavalca, di cui i serventesi sono parte integrante, ma, ecco, possono trovarsi anche in laudari jacoponici o più in generale in raccolte di laude, oppure insieme a cantari e miscellanee di carattere devozionale. Vi presentiamo adesso un esempio di scheda di descrizione. La prima parte, ecco, come vedete, è dedicata esplicitamente al serventese, mentre la seconda si occupa degli aspetti più propriamente codicologici. Su questa, ecco, non occorre insistere perché abbiamo fatto, ecco, riferimento a modelli ampiamente accettati sia da codicologi che paleografi e filologi. Infatti, ecco, i due modelli principali, ecco, sono quello elaborato dall'Associazione Italiana Manoscritti Datati e il censimento invece curato da Domenico De Robertis nel suo censimento del testimone delle rime di Dante. Ci siamo però concessi, ecco, una sezione analitica, di descrizione analitica più ampia, in cui, ecco, dare ragione di alcuni aspetti non immediatamente chiari dall'analisi sintetica. Mi riferisco soprattutto all'aspetto paleografico o eventualmente anche a variazioni nella fascicolazione, che, ecco, spesso sono legate anche alla storia del manoscritto. Abbiamo dato ragioni anche di eventuali datazioni o localizzazioni in alcuni casi, ecco, della tradizione degli studi che hanno coinvolto questi manoscritti. La prima sezione, come dicevo, mira, ecco, a presentare gli aspetti strutturali e di impaginazione del serventese. Si apre, ecco, con l'individuazione del testo, facendo riferimento al repertorio da noi costituito. Diamo poi, ecco, quattro brevi porzioni testuali per dare, ecco, una minima campionatura del testo, appunto. Segue poi un'indicazione molto schematica per quanto riguarda il numero delle strofi e il numero dei versi. E, ecco, qui segnaliamo subito l'eventuale presenza di rimaneggiamenti, lacune o discrepanze metriche significative, che devo dire, ecco, sono piuttosto frequenti anche. L'ultima sezione, ecco, è sicuramente quella più innovativa, legata allo schema di impaginazione e di decorazione, perché, ecco, mette in luce le soluzioni adottate dai copisti nell'adattare un testo poetico, ecco, all'area di scrittura. Area di scrittura, ecco, che quasi mai era stata pensata, appunto, per il serventese. Di questo parla Tommaso. Si sente? Sì. Dunque, il serventese caudato, proprio per questa sua particolare struttura, determina per sua natura un ventaglio, diciamo, di soluzioni impaginative abbastanza differenziato, che nella fase di schedatura dei manoscritti abbiamo tentato in qualche maniera di catalogare, prendendo a riferimento, diciamo, la struttura più tipica del serventese, quella di cui abbiamo parlato prima, cioè quella composta da tre versi endecasillabici e un quinario. Nello schema impaginativo più semplice, come è ovvio, il testo è trascritto di seguito a mo' di prosa, come in questo esempio,
La divisione dei versi può essere talvolta, come in questo caso, individuata con iniziali alternate in rosso e azzurro e con maiuscole toccate di giallo, oppure anche con altri espedienti, trattini o simili, ma anche trascritto di seguito senza alcuna, diciamo, scansione. Uno schema simile a questo, non particolarmente diffuso, prevede che il testo sia trascritto sì di seguito, ma con un ritorno a capo al termine di ciascuna strofe. Quindi praticamente si individuano le strofi e i versi invece non si individuano con l'accapo, ma tramite altri espedienti come il trattino obliquo, come in questo esempio riccardiano. Gli schemi più diffusi per il serventese sono tuttavia quelli che individuano con chiarezza ciascun verso. Il metodo più semplice consiste, come si può intuire, nell'incolonnamento di tutti i versi allineandoli sulla sinistra. Una modalità impaginativa che però è piuttosto anonima e poco diffusa all'interno della tradizione del serventese. Infatti, nel caso del serventese caudato, la cauda si trova in genere rientrata, assumendo in questo modo una funzione di demarcazione metrica. Questo schema impaginativo è, diciamo, adottato sia in esempi graficamente accurati sia in prodotti assai più dimessi con la stessa, diciamo, formulazione. A questa impaginazione, per diffusione e stretto legame con il tipo metrico, si affianca quella, diciamo, più elaborata e caratteristica del serventese caudato, cioè quella che prevede lo spostamento della cauda sulla destra della copula, generalmente collegandola alla copula tramite una graffa. Il tipo più comune è questo che vediamo, cioè quello che allinea la cauda al secondo verso della copula. Le graffe, diciamo, di congiunzione possono avere, come vedete in questa serie di esempi, le forme più varie. Lo schema di questo tipo si trova applicato anche in altri tipi di componimenti metrici, per esempio in alcune ballate con ripresa o anche nelle frottole in forma di serventese che hanno una struttura molto simile. Esistono due varianti minoritarie di questo schema, una che prevede l'allineamento della cauda al terzo verso della copula. La scarsa fortuna di questa formula si deve al fatto che in questo caso la graffa cessa di svolgere una funzione realmente concreta, perché in sostanza la cauda si trova già nella giusta sequenza. Tant'è vero che in questi casi spesso al posto della graffa si trova un semplice segno di paragrafo, un trattino obliquo oppure addirittura nessun tipo di segnalazione grafica. La graffa invece è necessaria nell'unico esempio che abbiamo attestato di copula allineata al primo dei tre versi della copula, ovvero questo il testimone del serventese romagnolo. Uno schema assai raro, poco diffuso, è quello in cui i versi sono disposti a coppie, cioè accoppiati, diciamo, su ciascuna linea. Questa impaginazione, che è caratteristica della prima fase di diffusione del sonetto, è anche particolarmente utilizzata nella tradizione laudistica. La scarsa fortuna nell'ambito della produzione dei serventesi è legata, credo, alla presenza del verso breve, che in qualche maniera rompe la simmetria insita nell'accoppiamento di versi di uguale misura. Le uniche attestazioni di utilizzo di questa modalità impaginativa si hanno infatti nell'ambito del serventese per la iacoponica Sapete voi, novelle dell'amore. Da un lato per la continuità con altre laude che sono impaginate in questo modo e quindi in qualche maniera il copista prosegue l'impaginazione nello stesso modo, e dall'altra per il fatto che la lauda iacoponica, che è un serventese caudato, presenta però una tradizione testuale complessa, con un certo numero di testimoni che presenta caude brevi alternate a caude endecasillabiche e un gruppo più nutrito di codici in cui i versi sono costantemente endecasillabi. In questo secondo gruppo, cioè nel gruppo dove l'escursione metrica non sussiste, ovviamente l'impaginazione più comune è quella con i versi incolonnati, che abbiamo visto essere invece poco diffusa nel serventese caudato, diciamo, tradizionale. Facendo riferimento all'edizione Mancini della Lauda Sapete voi, devo dire che sia nell'edizione Mancini che in Sette testimoni fiorentini
7 delle 27 strofi hanno il verso conclusivo endecasillabico, mentre le restanti 20 strofi hanno il verso conclusivo breve. Il resto della tradizione fiorentina, ovviamente, è quella che abbiamo analizzato noi, presenta invece costantemente il verso conclusivo di ciascuna strofe di 11 sillabe. Qui vi propongo il raffronto tra diciamo, le caude del gruppo A, io l'ho chiamato così, ovviamente non è un gruppo filologicamente costituito, qui si tratta semplicemente di un sondaggio, diciamo, sui testimoni che abbiamo visto noi, e il gruppo B, come vedete, nel gruppo A appunto le caude di 20 strofi sono sempre brevi, nel gruppo B sono invece sempre endecasillabiche. Un caso interessante in cui la tradizione complessa del testo jacoponico si scontra con qualche incertezza di trasposizione grafica è costituita dal Laurenziano 90 inferiore 28, copiato nei primi decenni del 400 da Ricciardo, che si sottoscrive anche in un laudario identico, insomma nel laudario gemello viene detto 90 inferiore 27 e in un codice riccardiano. Nelle prime tre strofi del componimento, sapete voi, il serventese viene in qualche maniera allineato forzatamente alla tipica struttura metrica della lauda in forma di ballata, con l'inserimento, lo vedete evidenziato in rosso, di una sorta di ripresa non altrimenti attestata dalla tradizione. In questo caso il copista pare, tra l'altro, non riuscire a combinare le cesure metriche con le cesure grafiche, cosa che invece poi fa quando, quando capisce, diciamo, che il serventese è strutturato in una certa maniera. Dalla quarta strofe, abbandonato questo tentativo di mantenere una struttura rimica simile agli altri componimenti che sta copiando, il copista si trova comunque a fare i conti con una materia testuale di misura variabile che determina qualche confusione, specialmente nelle strofi con cauda lunga, dove si trova, lo vedete nei tre esempi sulla sinistra, il copista si trova in sostanza a dover accoppiare due endecasillabi sulla stessa linea. Questo comporta da un lato conseguenze grafiche, nel senso che semplicemente il modulo delle lettere si stringe, ma questo potrebbe anche interessare poco, dall'altro però comporta anche delle conseguenze, diciamo, testuali. Confrontando infatti il Pluto 90 inferiore 28 col Pluto 90 inferiore 27, copiato dallo stesso Ricciardo, ma su una pagina più ampia che gli permette, diciamo, di gestire il testo in maniera più libera, si trovano delle lacune proprio nei punti in cui si presenta questa compressione degli endecasillabi. In sostanza, l'incidenza delle modalità impaginative sul processo di copia di un singolo scrivente ci conferma la rilevanza di considerare sempre il peso che le tradizioni di mise en page possono avere sulla trasmissione dei testi poetici. Il serventese caudato ci pare che costituisca in questo senso un punto di osservazione particolarmente interessante, proprio in virtù del suo carattere marginale rispetto a generi che ebbero assai maggior fortuna nel corso del Medioevo. Ovviamente solo il proseguimento e la conclusione del censimento dei manoscritti potrà dare qualche risposta ulteriore a questa impressione generale. Grazie. Molte grazie a Tommaso Gramigni e Rosa Marullo per questa esposizione all'incrocio, come abbiamo visto, tra più discipline, e che in modo diciamo seriale ci ha mostrato la mise en page di un genere di grande interesse per molte ragioni come il serventese caudato. Rimaniamo in questo ambito metrico con la seconda relazione di Cristiano Lorenzi dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci presenta la sua comunicazione su un Ave Maria e un Paternoster trecenteschi in forma di serventese. Prego. Grazie, buonasera. La forma metrica del serventese caudato, un metro che, come abbiamo appena visto, prevede, secondo lo schema più diffuso, benché appunto non esclusivo, terzetti di endecasillabi monorimi seguiti da un quinario o un quaternario con rima diversa, che anticipa poi la rima dei versi lunghi della strofa successiva. Dicevo, la forma metrica del serventese nel corso del Trecento trova frequente applicazione in componimenti di argomento religioso, laude in particolare, e non di rado si presta anche alla trattazione di preghiere disposte, secondo una consuetudine tipicamente medievale.
Già Claudio Ciociola, nel citato articolo del 1979 su una lauda bergamasca in lode alla Vergine, ma che faceva anche il punto sulla storia del serventese caudato in Italia, rilevava l'impiego non isolato del serventese per orazioni disposte, segnalando i casi di un paternoster edito negli anni 30 del secolo scorso da Edmondo Rò e di un'Ave Maria, Ave Maria Regina Superna, che è oggetto appunto di questa comunicazione. Proprio un nuovo testimone di quest'ultima, all'epoca sconosciuto, il codice palatino 13 della Nazionale di Firenze, conserva un altro inedito paternoster in forma di serventese, trascritto immediatamente prima dell'Ave Maria ed entrambi attribuiti al medesimo autore dalla rubrica complessiva che li precede, autore peraltro sconosciuto, semplicemente tale frate Agnoluccio. Di qui l'idea di proporre in questo mio breve intervento, che si ricollega chiaramente a quello precedente, una prima, diciamo, analisi dei due serventesi, accompagnato poi dall'edizione. A differenza del paternoster, che come dicevamo è inedito, il serventese Ave Maria Regina Superna non lo è, in quanto era stato appunto pubblicato da Claudio Ciociola nel citato articolo, traendolo dall'unico testimone allora noto, il trecentesco Landau 143 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nel corso degli anni il novero delle testimonianze per l'Ave Maria è andato crescendo. Ho già menzionato appunto il Palatino 13, che è il manoscritto che conserva anche, come detto, il Paternoster, mentre più di recente ho rinvenuto una terza copia del serventese mariano in forma di traccia, secondo la ben nota definizione, all'interno di alcuni documenti latini della seconda metà del 400 di un notaio trevigiano, Giacomo Dotto. Peraltro, le carte d'archivio trevigiane risultano particolarmente interessanti in quanto mettono in luce una certa circolazione della nostra Ave Maria disposta anche in area settentrionale. Gli altri due codici infatti sono da collocare in ambito prettamente toscano, come vedremo. Nell'handout ho riportato dunque i tre testimoni dei nostri due serventesi. Partiamo quindi da quello che ho siglato P, cioè appunto il codice Palatino 13, che è un cartaceo composito, è costituito da due codici, più brevi codici della stessa mano, e diciamo il primo dei due è datato esplicitamente al 1487, il secondo sarà grosso modo coevo. E come dicevamo prima, il codice palatino è l'unico che conserva il dittico, quindi entrambe le preghiere disposte. E il codice poi che ho siglato L è appunto il Landau, è il codice più antico perché risale appunto alla seconda metà del XIV secolo. Probabilmente non siamo molto distanti dalla metà, almeno così sembrano insomma un po' indurre a farci pensare le filigrane. E in questo caso contiene appunto solo l'Ave Maria. Così come solo l'Ave Maria contiene anche appunto le carte dell'archivio di Stato di Treviso. Si tratta appunto di atti di un notaio, Giacomo Dotto, e in particolare quello che interessa è un fascicolo che contiene documenti latini degli anni 1460-1472. In una carta rimasta inizialmente vuota, lo stesso notaio, la stessa mano, insomma, ha aggiunto successivamente appunto il serventese volgare. E si trova inserita, diciamo, tra due atti che risalgono al novembre del 1467, quindi insomma siamo grosso modo in quegli anni. Per quanto riguarda la caratterizzazione linguistica dei tre testimoni, sotto il profilo appunto linguistico, L, quindi il Landau e il Palatino, presentano un testo senza alcun dubbio toscano. P in particolare mostra una patina propriamente fiorentina. Il tratto distintivo più evidente è costituito dal mutamento di en protonico in an in sanza nel nostro paternoster. E inoltre P, che come detto risale all'ultimo quarto del 400, mostra anche alcuni tratti evolutivi del fiorentino argenteo, tra cui il mutamento dell'articolo determinativo, quindi el e l'esito fusti per fosti, e il tipo laudato per laudato con reazione al fenomeno di velarizzazione di L preconsonantica ad U dei dialetti toscani occidentali. Per la verità, all'area toscana occidentale rimanda anche l'imperativo con uscita in E, riduce, anche se si alterna in realtà con forme regolari in I.
Dunque non possiamo affatto escludere che sopravvivano in P alcuni sporadici tratti da ricondurre a carico di un precedente copista di provenienza pisano-lucchese. L invece, il Landau, nei pochi versi dell'Ave Maria, che sono appunto 20, quindi non molto significativi, diciamo non offre appunto tratti linguistici significativi che permettano una localizzazione che non sia genericamente toscana. Da uno spoglio però a campione sul resto del codice, sembra che su una base fiorentina si innestino tratti senesi. In particolare si rileva molto spesso il passaggio di er post-tonico e intertonico ad ar. T, infine, quindi le carte d'archivio trevigiano, dimostrano di innestare su una base solida toscana, però sporadiche e generiche tracce settentrionali, rintracciabili in questo caso negli scempiamenti diffusi, nella e atona del pronome proclitico se e della preposizione de per di, e da ultimo nella fricata dentale sorda in dolze. E per la grafia poi si segnalano raddoppiamenti arbitrari in scala con doppia L o penoso con doppia S, secondo quella che è una prassi tipica di testi settentrionali di raddoppiare le lettere costituite da aste verticali. Il sistema rimico dei due serventesi non garantisce, in modo inequivocabile, la localizzazione linguistica dei componimenti, anche se la generale saldezza delle vocali finali sembra escludere il settentrione, cosa a cui poteva farci pensare, il testo di Treviso, le carte di Treviso, rendendo dunque più probabile l'ipotesi che i testi siano stati redatti in area toscana e poi, nel caso specifico dell'Ave Maria, trasferiti occasionalmente al nord. Per quanto riguarda la struttura dei componimenti, l'architettura delle due orazioni disposte prevede, come di consueto in questi casi, la ripresa in una libera e più ampia parafrasi di un versetto della preghiera in ciascuna strofa. Il parziale è comunque molto limitato rispetto della forma latina dell'originale, quindi mantenere parti della poesia della preghiera in latino, sia solamente per l'Ave Maria, però è veramente limitato il rispetto perché si limita appunto all'Ave Maria al verso 1 e Dominus Tecum al verso 9. Sarà inoltre degno di nota segnalare che l'Ave Maria è priva nel finale dell'intercessione alla Vergine, quella che nella poesia, nella preghiera è Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis, eccetera. Questa seconda parte della preghiera latina fu infatti composta in forma compiuta dopo la metà del secolo XIV e solo di rado trova attestazione nelle orazioni disposte volgari trecentesche. Si ricordi però almeno un caso di un'Ave Maria di Antonio da Ferrara che si chiude con ora per noi o donna pietosa. Per quanto riguarda l'aspetto metrico, i due serventesi presentano strofe di quattro versi, appunto, sono cinque strofe nell'Ave Maria e nove per il Paternoster, che sono disposti i versi secondo lo schema canonico del serventese caudato, quello che ricordavo in apertura, con i tre versi lunghi e il verso breve costituito da quinario. Entrambi i componimenti si caratterizzano per una tutto sommato correttezza metrica. I versi lunghi sono infatti tutti endecasillabi regolari, solo qualche minima eccezione per quanto riguarda alcune accentuazioni anomale, in particolare il verso 15 dell'Ave Maria e il verso 34 del Padre Nostro, mentre i versi brevi, come dicevo, sono costituiti sempre da quinari, con una sola eccezione, cioè i versi di chiusura, che è identico, tra l'altro, del Paternoster e della versione tradita da P dell'Ave Maria, perché come vedremo c'è una doppia chiusura, che appunto invece sono quaternari, quindi è l'unica eccezione. Venendo appunto alla questione filologiche, per quanto attiene appunto alla Constitutio Textus, partendo dal serventese che vanta la tradizione più ricca, quindi l'Ave Maria, i tre testimoni non presentano alcun errore in comune che autorizzi a postulare l'esistenza di un archetipo a monte. La caratteristica invece immediatamente percepibile è il fatto che P esibisca nel finale, negli ultimi sei versi, una redazione alternativa rispetto al testo tradito da L e da T, che infatti nell'endout ho posto su due colonne affiancate.
In particolare diverse sono le rime dell'ultimo terzetto di versi lunghi, anche se sostanzialmente identico è il verso finale che chiude il componimento. Poiché entrambe le soluzioni risultano funzionali all'interno della struttura dell'orazione, sviluppano lo stesso versetto latino e non mostrano, diciamo, palesi mende o trascuratezze, non è possibile dire con assoluta certezza quale sia la versione originale e quale invece costituisca una successiva rielaborazione. Tanto più che nessun indizio viene neppure dai rapporti genealogici tra i tre testimoni, dal momento che, come vedremo immediatamente, la coppia LT si oppone stemmaticamente a P. Due, infatti, sono gli errori che comprovano la parentela di L e di T, ovviamente nei primi 14 versi, che sono quelli in comune a tutti e tre i testimoni. Le due copie, al verso 7, scala del Ciel tu sei, Virgo Maria, omettono il tu, causando così il difetto di una sillaba. Inoltre, al verso 14, donna che mai da Dio ebbe corona, tralasciano in questo caso da Dio, con conseguente ovviamente ipometria. Ciascun testimone è poi macchiato da errori propri, che ne confermano quindi la reciproca indipendenza. T presenta altri due versi lievemente ipometri a seguito di minime lacune. L, al verso 8, reca il guasto nel Tempio Santo, con una lezione che non dà propriamente senso. Dal canto suo, il codice P si dimostra appunto stemmaticamente indipendente, presentando a sua volta un errore, una menda, al verso 9, Dominus tecum grazioso e tanto, che viene letto scorrettamente Dominus steco graziosa tanto. Il testo nel complesso non presenta grossi problemi a livello di ricostruzione testuale. Al verso 8, esclusa la lezione erronea di L nel Templo Santo, di cui dicevamo prima, resta l'alternativa tra le varianti di P e Templo Santo e di T o Templo Santo, entrambe di per sé accettabili. Lievemente difficile appare la seconda con la O, che peraltro rispetta, diciamo, il parallelismo con il vocativo che si trova nella stessa posizione alla strofa precedente. Il paternoster, quindi passando al paternoster, secondo la lezione del codice unico P, non presenta alcun errore rilevante, salvo comuni casi di scriptio plena e un minimo difetto in sede obbligata, quindi in sede di rima, un caritade da correggere in caritate per ripristinare la rima perfetta. E non ho il tempo ora per soffermarmi nel dettaglio sugli aspetti propriamente stilistici dei due componimenti, che certo comunque insomma risultano piuttosto mediocri. Più interessante è forse tra i due l'Ave Maria, che mostra numerose consonanze con la coeva e precedente produzione laudistica. Si susseguono infatti, fin dai primi versi, una nutrita serie di appellativi rivolti alla Vergine: Regina Superna, Avvocata, Guida e Via, Scala del Ciel, Templo Santo, che hanno tutti appellativi che hanno ampio riscontro nelle laudi volgari in generale e poi più in generale appunto nella poesia religiosa, oltre che ancor prima nell'inologia latina. Basti qui un solo esempio, tratto appunto dal verso 8 che abbiamo più volte citato, quel O Templo Santo, dove appunto troviamo un appellativo che è molto consueto con riferimento alla Vergine. Lo troviamo ad esempio nelle laude cortonesi, dove si trova il verso Templo Sacrato ornato vasello, e nel commento Varanini rimanda ai padri della Chiesa, dove si trovano analoghe riformulazioni, e all'inologia mediolatina. Ma lo troviamo poi anche in volgare, nella poesia appunto religiosa, per esempio in Giovanni Quirini, nella sua Ave Maria, Santa Maria di Dio Tempio Sacrato, e come segnala l'Aduso, anche Jacopone utilizza la stessa formula, anche se non riferita alla Vergine ma a Santa Chiara, Clara, Tempio de Deo consacrato. E infine si veda anche il caso addirittura di Francesco Petrarca, che appunto nell'ultimo componimento del canzoniere, quindi appunto la preghiera alla Vergine, santi pensieri, atti pietosi e casti al vero Dio sacrato e vivo Tempio fecero in tua verginità feconda. Insomma, quello che notiamo è, come spesso accade in questo genere di poesia, l'ampio ricorso, quasi un accumulo, a una serie di appellativi e di immagini topiche, che hanno lunghissima tradizione alle spalle e una vasta diffusione, prima in latino nell'inologia e poi in volgare nelle laudi e nella poesia religiosa. Mi fermo qui, grazie.
grazie a Cristiano Lorenzi per questa relazione che è andata a formare un dittico con quella precedente. E adesso ci addentriamo in un'altra parte della sessione con argomenti che riguardano la storia dell'erudizione e la filologia su testi latini. E quindi chiamo al tavolo dei relatori Giulia Perucchi dell'Università di Messina, che interverrà con una relazione intitolata Tra Plinio e Macrobio, astronomia e geometria nella biblioteca di Francesco Petrarca. Prego. Allora, grazie. Preciso subito che parlerò prevalentemente di astronomia e geografia nel rapporto tra Plinio e Macrobio. Nella celebre lista dei libri peculiares svergata tra gli anni 20 e 30 del 300 da Francesco Petrarca, in una carta del Parigino Latino 2201, l'umanista non aveva stilato, come lungamente si è creduto, un elenco di letture preferite, canonizzando e cristallizzando gli orientamenti della propria concezione letteraria. Vincenzo Fera... Vincenzo Fera ha infatti dimostrato che Petrarca nella lista aveva tracciato piuttosto le coordinate di un sapere pienamente acquisito. Essa è cioè un elenco dei libri il cui contenuto era stato fatto proprio, peculiar appunto, e che erano dunque basi di un lavoro futuro. Una sorta di bussola per nuove esplorazioni e lo strumento di partenza da porre al servizio di una progressiva estensione dei propri orizzonti culturali. La lista, che è come noto sistema i libri in una griglia disciplinare, si apre in alto a sinistra con un nutrito elenco di titoli autori morales, avente in prima posizione fra le opere di Cicerone il sesto libro del De Repubblica. Mentre se ci spostiamo nella zona in basso a destra, ospita una sezione dedicata agli astrologi, ove subito sotto un desfera, presumibilmente quello di Sacro Bosco, Petrarca indica i commentari di Macrobio allo stesso Somnium Scipionis. Che il giovane Petrarca avesse acquisito conoscenza profonda del commento macrobiano è dato che non stupisce e che non meriterebbe di essere in sé sottolineato se si considera che i commentari erano testo diffuso nel Medioevo, normale strumento di erudizione scolastica, a fianco dei quali metterei accanto anche il commento di Calcidio al Timeo e Marziano Capella, che erano entrambi letti e postillati da Petrarca. Il carattere strumentale dei commentari era evidenziato dallo stesso Petrarca, che nella lista, lo avete nel primo punto dell'handout, subito dopo il nome di Macrobio ne specificava la natura accessoria rispetto al Somnium. Macrobius sediste intelligitur accessorius textui suo, sicut et reluci commentatores. Ciò che invece mi pare avere un interesse davvero rilevante ai fini della comprensione del sistema culturale petrarchesco e delle sue evoluzioni è la posizione del titolo macrobiano all'interno della lista, ovvero il suo inserimento nella sezione astrologica, perché questa collocazione fornisce, a mio avviso, un'indicazione precisa sul valore che a quell'altezza cronologica Petrarca attribuiva ai commentari. Nel panorama culturale del giovane umanista essi rivestivano un ruolo strategico in relazione al loro contenuto scientifico, prima che in virtù della trattazione filosofica in essi ospitata. La lista fotografava però una situazione destinata a evolversi, in seguito all'ingresso di nuove acquisizioni nella collezione libraria dell'umanista. In particolare mi riferisco alla Naturalis Historia di Plinio, che a partire dal 1350, anno in cui Petrarca comprò il codice oggi parigino-latino 6802, sarebbe divenuto al tempo stesso principale motore d'innesto della riflessione di Petrarca sulle scienze naturali, luogo deputato alla verifica delle nozioni in questo campo e forza catalizzatrice del confronto con le altre fonti. Il che trova legittimazione nell'analisi delle notazioni petrarchesche apposte a due codici a lui appartenuti e appunto il parigino latino 6802, di cui ho procurato l'edizione critica integrale dei marginali a petrarcheschi, e l'arleiano 5204, del quale mi sto occupando criticamente attualmente, sul quale punterò ora l'attenzione. Il manoscritto, oggi conservato alla British Library, arleiano 5204, contiene una copia del XII secolo del Somnium Scipionis Ciceroniano, seguito dai commentari di Macrobio. Il codice reca note, ancora inedite, di mano di Petrarca, il quale nell'ultima carta pose, lo avete nell'handout al punto 2,
una sorta di sigillo in versi, vergando quattro esametri eseguiti dalla firma autografa Franciscus P. Petrarca. Il tetrastico è ben più di un ex libris. Petrarca esorta i lettori, praticamente traduco, a puntare gli occhi attenti su colui il quale narra i sogni, illustra il cielo e le stelle, la dimensione e la collocazione della terra, la limitatezza della gloria mondata, la caduta, quindi la nascita del corpo, il desiderio dell'anima di ritornare a luoghi elevati. Nei versi si condensano quindi i punti nodali del commento macrobiano. Petrarca allinea, mette in luce gli aspetti cruciali di un'opera che all'interno di una cornice di profondissimo valore filosofico si diramava però in varie direzioni verso la realtà naturale, scivolando per gradi dalla trattazione astratta di aritmetica e geometria alla descrizione della fisica di cielo, astri, terra, soffermandosi nel cuore del commento su argomenti che oggi ricondurremmo nell'alveo di astronomia in seconda battuta di geografia. Sia in virtù delle caratteristiche paleografiche che del loro contenuto, le glosse petrarchesche dell'Arleiano sono ascrivibili a un periodo assai distante dalla lettura, dalla lista dei peculiares. La maggior parte delle glosse, infatti, risponde alle caratteristiche scrittorie proprie della notularis petrarchesca degli anni 50. Un numero limitato di postille, dotate di modulo quasi doppio rispetto alle altre, appartiene, ritengo, a una fase posteriore, precedente l'uso degli occhiali, da parte dell'umanista. Erano quelle glosse che in altri manoscritti Nolacq aveva definito enorme, cioè glosse veramente molto più grandi rispetto alle altre. E infine la presenza di richiami a Omero, già rilevati da Pertusi, ancora una fase della postillatura a un'epoca successiva al 1366, poiché presuppone l'acquisizione da parte di Petrarca della versione omerica leontea. La postillatura del macrobio arleiano si svolse dunque a più riprese e si doveva trattare, come abbiamo visto, di una rilettura. È presumibile, anzi direi sicuro, che Petrarca in gioventù avesse posseduto o comunque consultato un altro manoscritto di macrobio, il quale attrasse la sua attenzione al punto da essere inserito tra i peculiares astrologici. Ora, se sul fronte astronomico e cosmologico Plinio giungeva a soppiantare i più scolastici testi elencati nei peculiares, Macrobio non era certo uscito dal novero degli strumenti di lavoro del Petrarca maturo, perché anzi, come la postillatura dell'Arleiano rivela, i commentari dovevano continuare ad agire sulla sua cultura. Macrobio era ancora urgentissimo dal punto di vista dell'erudizione letteraria e filosofica. Nel De ignorantia Petrarca gli riconoscerà di essere non tanto un expositor se scriptor egregius. Vale la pena di rilevare che tra le postille dell'Arleiano che instaurano un vero e proprio dialogo con l'autore, cioè quelle il cui contenuto comporta un movimento di ragionamento critico al di fuori del testo, le più significative sono volte a stabilire rimandi poetici. In particolare si nota appunto questo interesse per Omero. Petrarca sottolinea la presenza di temi o espressioni riconducibili all'opera dell'antico vate greco, e mette in evidenza i punti di contatto con la lirica omerica e quella di Virgilio, e ravvisa in quest'ultimo un imitatore del poeta greco. Elementi che quindi rivelano come la conquista dei poemi omerici da parte del maturo Petrarca avesse riorientato la rilettura di Macrobio verso nuove prospettive. Ma Macrobio doveva continuare anche a costituire un testo da accettare o criticare in relazione all'astronomia, essendo la base di accesso di Petrarca alla trattazione più specialistica divenuta disponibile nel classico Plinio. Nei margini della sezione astronomica dell'Arleiano si nota un massiccio, in verità, prevalere di meri notabili, al che è tanto più notevole se si pensa invece alla qualità, oltre che alla quantità, delle glosse apposte al secondo libro della Naturalis Historia, contenente la trattazione cosmologica, che è un corpus di note articolatissime sul piano anche dei rimandi della discussione critica. Tra le pochissime note che invece nell'Arleiano instaurano un movimento di riflessione sul e fuori dal testo, ricorderò oggi un cave, l'imperativo con cui Petrarca era solito segnare un secco distacco rispetto a un'affermazione del testo che non condivideva. In questo caso il cave indica il disaccordo con Macrobio secondo 9.2.3 in edizione critica dell'Endout, che descrive la superficie delle terre emerse come divisa in quattro
macro-isole separate da due rami principali dell'oceano perpendicolari. Una nell'emisfero settentrionale, cioè quella che almeno parzialmente abitiamo noi, separata a sud dalla fascia oceanica equatoriale dall'isola abitata dagli Antipodi, che è collocata nell'emisfero australe. E altre due isole, di cui Macrobio ipotizza l'esistenza, che si troverebbero al di là di quella sorta di corona che sarebbe costituita dall'oceano, che cingerebbe le terre conosciute a oriente e a occidente. Tale sorprendente intuizione, risalente a Cratete di Malo, non trovava riscontro nelle altre descrizioni del globo terrestre disponibili a Petrarca, tra cui Plinio e anche gli altri geografi che poteva, a cui poteva ricorrere. Macrobio riteneva dunque che l'oceano non fosse un mare unico, ma un insieme formato da due oceani intersecantisi perpendicolarmente, quello collocato appunto nella zona equatoriale con le sue diramazioni nei mari interni e quello che a partire dal precedente si biforca a creare una cintura tutto intorno alle terre emerse, visione a cui si allacciava una spiegazione delle maree, anch'essa originale e anch'essa in contraddizione con Plinio, e anche a questo credo che vada riferito il cave petrarchesco. Secondo Macrobio, infatti, i cicli delle maree non dipenderebbero dall'influenza delle fasi lunari, come normalmente creduto, ma dagli effetti di spinta e scontro tra le acque provocati dall'emissione del ramo equatoriale dell'oceano nel ramo circolare, collocato tutto intorno. Anche altrove nel codice Petrarca rimprovera Macrobio di avere commesso un errore che l'umanista ravvisa comune a Boezio, in particolare il punto 4, dove invece ho dato il testo dell'Arleiano e ho proposto un'edizione delle due note. Nel commentare ho individuato il punto di Boezio nel De Consolazione secondo 7. Nel commentare il passo del Somnium, ove la Terra era detta essere un altro compunto rispetto all'enormità del cosmo, Macrobio sosteneva che la gloria dell'uomo è dunque ben limitata, non solo temporalmente, ma anche fisicamente. Osservava pessimisticamente che i romani non erano conosciuti oltre i confini stabiliti dal fiume Gange e dalla catena montuosa del Caucaso. Petrarca rettifica tale affermazione in due glosse. Nella prima, posta sul margine superiore, scrive «Erra tic Macrobius similiter Boezio». Nella seconda, che non vi leggo ma avete estesamente nell'handout, evidenzia che i limiti di Gauge e Caucaso erano applicabili all'epoca in cui parlava Scipione, ma non nelle epoche successive, quando il nome di Roma avrebbe ampiamente superato quei confini. Che l'antico mondo latino avesse avuto contatti con l'estremo oriente era notizia che Petrarca verificava ancora in Plinio, ove leggeva in molti passi della passione dei romani per le merci di lusso orientali, spezie e tessuti, ma credo che la riflessione di Petrarca si riverberi anche sul tempo a sé contemporaneo. Se nella lettera Senile secondo 3 del 1363 a Francesco Bruni, in un notturno veneziano in cui descrive la partenza di una nave merci orientata verso oriente, dice che alcuni dei marinai, raggiunto il Don, proseguiranno il viaggio proprio fino a superare Gange e Caucaso, e avete il punto della Senile nell'handout. Una ben sedimentata conoscenza del testo macrobiano, inoltre, lascia tracce visibili nelle margini del codice pliniano, il che secondo me è notevole perché non accade invece il contrario, cioè non ci sono rimandi a Plinio nel manoscritto macrobiano. Ho tempo di illustrare solo un caso, ove Plinio descrive il fenomeno di proiezione delle ombre, che nella città di Siene, durante il solstizio, la città africana, durante il solstizio e precisamente all'ora del mezzogiorno, sarebbero annullate dalla perfetta perpendicolarità del sole. Petrarca riporta nel margine un verso di Farsalia secondo 587, che avete al punto 5, Umbras nusquam flectente Siene. Quindi Lucano sostiene che a Siene le ombre non cadono in nessun luogo. Subito dopo il verso citato nel Plinio, Petrarca aggiunge «Quod dictum a Macrobio excutitur», affermazione che viene messa in dubbio da Macrobio, l'avete nell'ultima riga dell'handout. In realtà la forma in cui Macrobio conosceva il verso e attestata nello stesso Arleiano recava un errore di tradizione, ovvero la confusione di nusquam con nunquam, guasto che deviava il senso del significato nell'incoerente «le ombre a Siene non si proiettano mai». Tale errore aveva portato Macrobio, che in commentario secondo 7.16 aveva incastonato il verso nella propria dissertazione, a confutarne la validità sul piano astronomico. Petrarca, nei margini dell'Arleiano, riassume il passo con la nota «Lucanus imperfecte de Siene». La riflessione di Macrobio
è fatta convogliare nei margini del Plinio Parigino, dove però Petrarca cita il verso nella forma corretta, con nusquam. Evidentemente, ipotizzo, a lui la confutazione sembrava funzionare con entrambi gli avverbi. Il fatto che Petrarca non avesse corretto il nunquam nel testo di Macrobio, nel Macrobio Arleiano, potrebbe forse spiegarsi o con un atteggiamento per cui Petrarca riteneva l'errore nunquam uno di quei tanti lapsus di copista che non necessitavano nemmeno di correzione, come egli stesso diceva di molti errori banali dei manoscritti, oppure forse la citazione di Plinio era un recupero del ben noto brano di Macrobio, in cui Petrarca aveva sostituito con un automatismo la lezione che conosceva corretta, senza andare poi effettivamente a fare un riscontro sull'Arleiano. Chiudo questo cursorio intervento con una considerazione generale. La fucina di lavoro di Petrarca, cioè la biblioteca petrarchesca, era un sistema complesso in continuo movimento, una sorta di mare aperto in cui confluiscono contemporaneamente acque di fiumi diversi, capaci di mescolarsi e fondersi in una rete plurima di rapporti. Se di questa rete l'editore di un singolo postillato non si può illudere di dipanare tutti i singoli nodi, e lo dico anche a me stessa in quanto editrice del testo delle postille a Plinio, che essendo un testo enciclopedico attivava un'enormità di connessioni non solo sul fronte scientifico ma su quello morale e storico. Però il tentativo di illustrarne almeno le maglie è fondamentale per dar conto delle complesse interazioni avvenute tra i vari volumi, conservati se non, della biblioteca petrarchesca. Dal punto di vista ecdotico, credo sia particolarmente arduo rappresentare questi complessi scambi intertestuali, perché se è vero che il commento alle singole postille è il luogo deputato a tale scopo, sarebbe forse auspicabile una serie di edizioni che affrontasse in maniera organica il testo dei glossati, il cui contenuto era particolarmente attiguo, al fine di superare un'immagine frammentata delle diverse letture di Petrarca e di valorizzare invece la trama unificante che li governava nelle sue reciproche relazioni. Grazie. Grazie a Giulia Perucchi, che ci ha fatto entrare nell'officina del Petrarca postillatore, e forse ci ha anche scoperto un errore di battitura nel titolo, o questa geometria era... Ho anche deviato. Ah, deviato, vabbè, allora no, non sono i filologi che hanno errato nel dépliant. La ringrazio molto, naturalmente come per le prime due relazioni ci sarà modo di discutere di quanto abbiamo ascoltato attraverso prima l'intervento dei discussant alla fine della sessione. Chiamo dunque al tavolo dei relatori Angelo Piacentini della Università Cattolica di Milano, che ci parlerà di una redazione ignota del Bucolicum Carmen di Giovanni Boccaccio. Prego. Dovresti Salve a tutti. Un handout. Se a qualcuno manca, ce ne sono un paio di copie. Io ho anche un PowerPoint che assesto orora. Prego. Il mio intervento si focalizza su un testo a trasmissione redazionale, il Bucolicum Carmen di Giovanni Boccaccio. Quello che caratterizza la tradizione di quest'opera è la presenza di un originale in movimento. Conosciamo infatti l'autografo, il manoscritto riccardiano 1232. È stato riconosciuto autografo nel 1902 da Oscar Eker. Ma parliamo un attimo di questo manoscritto. Si tratta di un codice di piccolo formato che ricorda nella mise en page, si sente? Ricorda nella mise en page, per il piccolo formato, il manoscritto Vaticano Latino 3358, che è l'autografo del Bucolicum Carmen di Petrarca. La cosa è abbastanza significativa, perché Boccaccio nel 1359 ebbe modo di copiare il Bucolicum Carmen durante il suo soggiorno a Milano proprio da questo codice, e in qualche modo
ha cercato di imitare anche il suo venerato maestro anche dal punto di vista codicologico. Il Riccardiano 1232, quando è che si può datare? La datazione che è stata proposta fin dai tempi di Eker, di Massera, e poi sostanzialmente accettata, è il 1367. Recentemente Marco Cursi ha proposto una datazione un pochino prima, qualche anno prima, 1362-1363. Vediamo quali sono i termini per datare quest'opera. Allora, c'è il terminus antequem, che è il 1368, che è la morte di Solone, il figlio di Donato Albanzani. Sappiamo questa data perché c'è la consolatoria di Francesco Petrarca, la senile 10-4. E sappiamo che il bambino è puerascens, doveva avere circa 7 anni quando è morto. L'ultima parola del Bucolicum Carmen è proprio Solon e figura quindi il bambino come vivente. Però ci sono anche dei terminus postquem. Uno è il 1365. Quindi, secondo me, la datazione di Cursi su base paleografica non tiene, perché alcune ecologhe non le aveva ancora scritte. 1365 perché? Perché nella tredicesima ecloga, Laurea, uno dei due collocutores è Stilbon, che è un mercante genovese, e Boccaccio dice di aver avuto Iandudum, una disceptatio con questo mercante genovese. Quando è che è passato per Genova Boccaccio? Nel 1365, durante le sue ambascerie ad Avignone. Un altro appiglio cronologico è il 1367, nell'ecloga undicesima Pantheon. All'inizio si dice che Mirtili, che è l'allegoria della Chiesa, si è trasferita secus Tibrim, presso il Tevere. Quando è che si data questo trasferimento presso il Tevere, cioè a Viterbo? Nell'estate del 1367. Perché Marco Cursi data l'opera al questo codice, il confezionamento del codice al 1362-1363? Soprattutto per un aspetto. Dai suoi rilevamenti, la percentuale tra I con apice e I senza apice è perfettamente, quasi identica a quella di un altro autografo boccacciano, il Riccardiano 1035, quello con la Divina Commedia. Siccome è stato datato al 1362-1363, riporta anche questo Riccardiano del Bucolicum Carmen alla stessa data. Tuttavia è una datazione stimata, era stata proposta da De Robertis. E poi secondo me non si può assolutizzare troppo un dato e nemmeno un metodo a discapito dell'altro. In qualche modo la filologia e la paleografia devono collaborare, perché si rischia di andare fuori bersaglio. Torniamo alla trasmissione del Bucolicum Carmen. Essendoci l'autografo, in qualche modo è stato inibito lo studio della tradizione, perché è un autografo che possiamo definire un esemplare redazionale. Guardate per esempio questa pagina. Boccaccio ha eraso 9 versi e ne ha riscritti 6. Già Eker, e poi soprattutto Massera, che ha pubblicato la sua edizione nel 1927, che è postuma, aveva individuato un assetto testuale intermedio, rappresentato dal manoscritto della Laurenziana 39-26. O meglio, Massera spiegava che questo manoscritto laurenziano, L, non derivava direttamente dall'autografo R, bensì da un esemplare intermedio che lui chiama X. Qual è questo esemplare intermedio? È il secondo codice registrato nella Parva Libreria di Santo Spirito nell'inventario del 1451. Sono i due che trovate indicati al punto 2. Allora, il secondo, che sarebbe il dodicesimo manoscritto del Banco Quinto, è il Riccardiano. L'inizio è l'inizio del Bucolicum Carmen, tindere non satius,
e nex pernere munus è un verso della sedicesima ecloga. Invece l'altro codice, il sesto dello stesso banco, è una siloge bucolica, perché l'inizio è sempre quello del bucolico in Carmen Boccacciano, però Lilibeis, Vallibus Edos, è un verso dell'ecloga, dell'epistola ecloga di Checco di Meletto Rossi. Cioè, Boccaccio, intorno al 1370, magari vi dico il perché, dopo, ha assettato, ha confezionato due manoscritti, aveva due manoscritti, il Riccardiano, e poi ne ha preparato un altro in cui ha incluso il suo bucolico in Carmen in una siloge bucolica contenente la propria opera, le ecloghe di Dante scorporate da quelle di Giovanni del Virgilio, o meglio, quelle di Giovanni del Virgilio è l'ecloga a Dante e quella al Musato. Il primo episodio della corrispondenza con Dante, che tecnicamente non è un'ecloga, è stato tolto, e poi l'ecloga di Checco di Meletto Rossi. Giuseppe Billanovic ha approfondito gli studi sulla tradizione del Bucolicum Carmen, mostrando che altri codici, come per esempio quello di Kingswart e quello di Siena, così come il Laurenziano, derivavano da questo esemplare X, che è il secondo Bucolicum Carmen della Parva Libreria. Ho provato ad andare un po' avanti con la collazione e vi dico dei 12 manoscritti, quelli che vanno con R e quelli che vanno con X. Allora, il numero 3 è un manoscritto datato al 1379. Il possessore è Lorenzo di Antonio Ridolfi, è uno che aveva accesso alla Parva Libreria, e il copista, tale Mauritius, sappiamo essere Maurizio Massi, che era un frate agostiniano di Santo Spirito. Il Laurenziano 5229 è invece un codice del secondo 400, che è una silloge con tutti gli opera omnia di Boccaccio, latini. E questo deriva dall'assetto del codice riccardiano nella sua ultima versione, quello definitivo. L'Asburnamiano invece deriva da X, così come il Magliabecchiano, che è una copia del Laurenziano 3926. Derivano da R sia il manoscritto di Londra, l'Arleiano, che quello di Parigi, entrambi. Quello di Parigi del secondo 400, quello di Siena ho già detto, quello di Viterbo non ve lo dico perché è il dodicesimo e a calcio si gioca in 11, ma di la verità perché non l'ho visto. Però il fuoriclasse, il numero 10, è il codice di Oxford, il Baudelaireano 558. Ve lo faccio vedere. Perché è fuori classe? Perché non si classifica, semplicemente perché è testimone di una redazione precedente a quella di X. Se guardiamo lo stema provvisorio di Bernardi Perini, sarebbe tra R e RA. È una fase testuale un pochino più antica. Sappiamo che il copista è Domenico Silvestri, un fiorentino, è contemporaneo del Salutati. È vissuto più o meno dal 1335 al 1411, perfettamente contemporaneo del Salutati. È devoto del culto sia di Petrarca che di Boccaccio. Anzi, per quanto riguarda Boccaccio, ha cercato di completare l'opera geografica scrivendo una monografia sulle isole, il De Insulis. Qual è l'aspetto interessante del codice baudelaireano? Che possiamo avere la lezione più antica che è stata erasa da Boccaccio in alcuni punti. Così possiamo capire un po' il processo redazionale. Cosa ha fatto Boccaccio? In alcuni casi si è accorto di aver sbagliato. Per esempio, guardiamo il punto 4. Ogni tanto Boccaccio quando si impratichisce con i versi, prende molta confidenza e a volte l'esametro gli scappa un piede in più e diventa un eptametro. Per esempio, potete vedere, perché dall'endout, che il codice baudelaireano conserva ancora la versione con l'eptametro. Per esempio questo verso, pastoresque pius, ires solus respondito feltes. C'è scappato un piede di troppo. Boccaccio se n'è accorto e ha eliminato solus.
La stessa cosa con l'esempio B successivo. La questione ptametri non è solamente un vezzo, un vizio di Boccaccio, perché possiamo dire che è un po' il suo uso scribendi. È interessante perché nei Versus ad Africa c'è proprio un eptametro e gli editori, Massera e Velli, si sono interrogati se fosse il caso di emendarlo o meno. È quel verso che vedete al punto C. Naiadum sociata coris totu congurgis et deflens. Si sono interrogati se eliminare il bisillabo spondaico toto e hanno deciso di no, ho pensato che fosse una distrazione di Boccaccio. Secondo me hanno ragione, perché ogni tanto a lui capitavano queste distrazioni. Ma vediamo rimaneggiamenti più significativi. Per esempio, vediamo com'erano i 9 versi originali che sono stati erasi. Lo trovate al punto 5, esempio A. In questo caso vi leggo la traduzione di Bernardi Perini della versione R, quella definitiva. Chi, se non tu, avrebbe dinanzi trascinato attraverso i campi Galla, leggiadra sotto la veste scura, fino alla grotta di Egone, e poi, consenziente, tra i salici e il folto dei pruneti? Di questo ti prego, padre Silvano, fa che io possa vedere canute le chiome che ora è la pettina bionda sulle tempie, e fitte di rughe scolorarsi le guance che ha color rosa. Fa che ella giaccia negletta nell'ombra silenziosa dei boschi e io possa schernirne il passo tremulo e gli occhi lacrimosi. Queste sono le parole di Damone a Tindaro, cioè un'invettiva contro la donna che in sostanza ha respinto l'amante. Vediamo la versione originaria che leggo in traduzione. Chi, se non tu, avrebbe orora trascinato, ormai sconfitta Galla, placidamente coperta dall'oscuro mantello dentro l'antro di Egone? E poi tra i salici i folti pruni consenziente. Se la sorte mi nega quel che bramo, tu, dolce amico, ora felice, preghiamo le stelle e il cielo, possa godere dell'intimità, del tenero sorriso e del canto di Galla. E finché lo vorrà, il pietoso Pan esaudisca in ogni modo i reciproci desideri, né la passione si spenga con la morte. Dolce bosco, un tempo amato, a cui impianto intono i miei carmi, taci e congiungi le chiome le rare chiome, le braccia, secondo me personificazione del bosco, perché sopraggiungano dense le ombre e non giunga invece la luce nemica che, splendente, turbi gli amanti felici. Come vedete, ha cambiato totalmente l'impostazione e ha voluto, rivedendo il testo, fare un'inventiva contro le donne, un po' il Boccaccio del Corbaccio. Ma vediamo un esempio successivo che può essere interessante per un punto di vista intertestuale. È l'esempio B, non ne parlo, ma guardiamo solo una cosa. Bernardi Perini ha proposto quale fonte per il verso turtur in arboribus socium sociunque columba turribus insequitur, un luogo di Nemesiano, che è quello che trovate indicato con l'asterisco. Ha proposto, era un'ipotesi, e gliela possiamo confermare, perché nella prima redazione troviamo turtur in arboribus marem, marenque columba turribus insequitur. Guardate in eretti e guardate il verso di Nemesiano, ci sono le stesse parole nella stessa sede metrica. Ma Boccaccio conosceva Nemesiano? Eh sì. Ce lo testimonia una nota di collazione nel manoscritto Arleiano 2578. Vediamo se ce l'ho. Che dice che questo manoscritto contenente Ausonio, Calpurno e Nemesiano, proprio dopo Nemesiano, c'è questa nota di collazione che dice collatus, eccetera, eccetera, cumillo quem Johannes Boccaccius propria mano scripsisse traditur dalla biblioteca di Santo Spirito, eccetera, eccetera. Ma poi, nella tradizione di Nemesiano, c'è un altro importante codice, che è un Laurenziano 90 inf 12, questo qua. Secondo voi chi è il copista? È Domenico Silvestri. Insomma, Domenico Silvestri avrebbe avuto modo di accedere alle carte di Boccaccio e copiare il Bucolicum Carmen direttamente dal Riccardiano. Sappiamo di rapporti tra Boccaccio e Domenico Silvestri? Sì. Perché c'è il Carmen, quello che avete al punto 7, è un Carmen Petrarca che è un'esortatoria alla pubblicazione dell'Africa.
Cosa dice Silvestri? Dice di aver visto il Bucolicum Carmen di Petrarca perché gliel'ha fatto leggere Boccaccio, però ad ipsum scrivere non liquit. Dominò precepta Ioanni vestra quidem proibent. Cioè sapeva, era stato... Boccaccio gli aveva intimato, come gli aveva detto lo stesso Petrarca nella familiare 22, quella studiata al Martellotti, similitudo non identitas, che gli aveva detto fallo pure leggere il Bucolicum Carmen, però non farlo trascrivere. Quindi Silvestri era in confidenza con Boccaccio. Un'ultima cosa. Ho visto. Salto direttamente all'ultimo punto. Sappiamo che quindi Boccaccio e Silvestri erano, cioè si frequentavano. È interessante notare che alcune annotazioni di Domenico Silvestri sono presenti in codici di Boccaccio. Per esempio, ne ho trovate 5 nello Zipaldone Magliabecchiano. Come si sa, Silvestri nel De Insulis conosce il De Canaria di Boccaccio e infatti, guardando lo Zibaldone Magliabecchiano, c'è una noticina canaria che è del Silvestri. E poi avete questi due esempi che vi ho riportato sotto e vi prego eventualmente di controllare, dove vedete Insula Barrato e Insula Delta, che sarebbe un'isola nel delta del Nilo. E per ultima cosa volevo dire, chi studiasse i manoscritti di Boccaccio e cercasse di identificare le varie mani, pensi anche a Domenico Silvestri. Grazie. Grazie ad Angelo Piacentini che ci ha portati in qualche modo all'interno del tema della filologia d'autore, anche se quella boccacciana, così peraltro vivace come sappiamo, con tanti riflessi interessanti e stimoli, per esempio questi eptametri corretti in esametri o no fanno pensare ai problemi della metrica volgare di Boccaccio e ai dubbi che possa talvolta aver usato o no versi ipermetri. Lo ringrazio molto. E do a questo punto la parola a Silvia Finazzi dell'Università di Roma 3, con la quale rimaniamo sul Boccaccio, perché la dottoressa Finazzi ci parla di Boccaccio, filologo sui testi classici. Dunque, nella premessa ai suoi studi sulle opere latine del Boccaccio, 1879, Attilio Ortis ravvisò subito nella capacità boccacciana di giovarsi degli autori latini antichi, cito, tanto dei nuovi scoperti quanto dei già conosciuti, un tale discernimento che, se non merita ancora il nome di critica come la si intende oggi, basta certamente a porlo sopra tutti i letterati che dal Medioevo lo precedettero. Attitudine con ben maggiore concretezza descritta alcuni anni dopo, come noto, da Remigio Sabbadini, il primo nelle cui parole sarebbe altresì emerso, a più riprese, il riconoscimento di una certa superiorità del certaldese rispetto al suo stesso maestro Petrarca, in questo peculiare ambito del recupero dei classici. D'altronde, al tentativo di ricostruire le fondamentali caratteristiche di quel discernimento, mira, entro più generali ricerche in corso sui manoscritti della biblioteca di Boccaccio, lo studio della circoscritta categoria degli interventi di natura eminentemente filologica, con ricognizioni condotte, appunto, prima di tutto sui codici che contengono opere di autores latini. Tanto più che ormai, alla luce di quanto sta emergendo grazie alle preziose scoperte di nuovi codici passati sullo scrittoio boccacciano, che hanno avuto luogo negli anni più recenti, di pari passo con il progredire della ricerca paleografica, si può individuare in quel discernimento un modus operandi dalle caratteristiche talora assimilabili, senza nemmeno troppe forzature, alla sensibilità propria di una filologia, per certi versi, non lontanissima da come la si intende oggi, per parafrasare Ortis.
Su tale prospettiva poggia la definizione stessa di Boccaccio filologo sui testi classici, che altrimenti potrebbe rischiare di suonare, almeno in parte, come un anacronismo. E da cui prende le mosse l'indagine che si presenta qui di necessità nelle sue linee essenziali. Passo dunque rapidamente ai dati di base, attenendomi al bilancio più aggiornato. Su un totale di 35 codici direttamente riconducibili a oggi a Boccaccio, tra autografi integrali o parziali, 23, e postillati, 12, la prima fase di rilievi sugli interventi di natura filologica ha finora interessato principalmente 15 manoscritti, in alcuni casi, si pensi in primo luogo agli Zibaldoni, isolando le specifiche sezioni contenenti testi classici. Computo questo affatto parziale, non si è ovviamente potuto prescindere già da confronti incrociati con autografi autoriali di opere latine o volgari e, soprattutto, autografi editoriali e postillati di testi medio latini o volgari, cui poi i riscontri saranno da estendersi in modo sistematico. La generale ricognizione delle diverse tipologie di notabilia filologici adottati da Boccaccio costituisce, ovviamente, solo la premessa di una successiva, necessaria contestualizzazione di quegli interventi entro le rispettive tradizioni degli autori scopiati e o postillati dal certaldese. A partire dagli elementi disponibili allo stato attuale sulla consistenza e la fisionomia della biblioteca boccacciana, in primo luogo laddove si posseggano ora maggiori informazioni circa la facies dei modelli, talora persino con avvenuta identificazione del medesimo antigrafo, penso al Persio copiato nella miscellanea laurenziana, da cui Boccaccio trasse copia di determinati testi e o corredi esegetici, è opportuno chiedersi se ed eventualmente come, per quanti, per quali, testi classici il certaldese poté avere accesso a più esemplari di lettura. Riuscire a dimostrare, ove possibile, l'effettiva presenza di un'attività di collazione può consentire altresì, per converso, di quantificare e misurare complessivamente anche l'attitudine congetturale di Boccaccio. Si tratta di un punto cruciale e al contempo di un presupposto irrinunciabile per un'indagine del genere, come a livello microscopico finora ho avuto modo di constatare nel corso del lavoro di edizione delle postille boccacciane nel Laurenziano Pluteo 38-17, con l'articolatissima tradizione delle commedie terenziane e delle relative glosse di tradizione ivi copiate dal certaldese. Boccaccio ricorre a segni generalmente d'uso abbastanza comune in età medievale e umanistica per intervenire ope codicum ope ingeni sul testo, segnalare l'esistenza di varianti alternative oppure la presenza di guasti testuali, anche tramite crocette che costituiscono le dirette antenate delle moderne Cruces Desperationis. Se ne registra ad esempio una particolare frequenza nel marziale interamente autografo scoperto da Marco Petoletti, manoscritto C67 superiore della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Ne vedete qui riprodotto il foglio 81 recto, con alcuni casi di indicazioni di lacune, deficit e cruces. Si tratta, in alcune specifiche circostanze, di sigle che sono state sciolte e interpretate in diversi modi, sia nello studio dei marginali e di altri letterati, su tutti il medesimo Francesco Petrarca, che di quelli dello stesso Boccaccio. Basti pensare, in prima istanza, agli interventi introdotti da C, con piccola sediglia, credo, oppure corrige corrigatur, ma anche il meno tormentato al, aliter, la lettura di gran lunga più verosimile rispetto, ad esempio, ad altre comunque proposte come alias, alius o alibi, ma vi ritornerò tra poco. Prima di passarvi, almeno quale testimonianza di una certa tendenza alla variazio all'interno di questo settore di marginalia, si possono ad esempio osservare le segnalazioni di inversione tra singoli termini o versi. Qui sono riprodotti alcuni particolari di un postillato boccacciano, ossia il manoscritto 489 della Biblioteca Riccardiana di Firenze, testimone databile tra secolo XIII exeunte e XIV ineunte, contenente Ovidio, testi pseudovidiani, centones vergiliani di Faltonia Proba. Nel primo e nel secondo luogo del quinto libro dei fasti ovidiani qui mostrati, si può osservare come, in presenza di due elementi soli da invertire, siano essi interi versi, primo caso, o singoli termini, secondo, il nostro ricorra a breve giro di posta al medesimo segno, oltretutto usato, segnalo talvolta, ma si sa, anche tra i segni di richiamo generico, per lo più al fianco di altre annotazioni, sigle, lo vedremo infatti spessissimo anche dopo, ossia un puntino sormontato da un piccolo tratto.
Per il luogo dei Tristia, invece, trovandosi in corrispondenza di una serie di ben 7 versi di cui correggere l'ordo, adopera la successione di piccole lettere a margine, tecnica che occorre comunque pure altrove, alternandosi anche con la prima per inversioni ridotte a 2 elementi. Nell'ultimo caso, una circostanza puramente materiale del supporto manoscritto, ossia il passaggio tra il verso della carta precedente e il recto di quella successiva, ha costretto invece Boccaccio a un rinvio più elaborato, tramite questa postilla che si legge nel margine destro del foglio 53 verso, all'altezza degli effettivi versi 29-30 di Tristia 3-14, i duo versus alibi abentur post versum illum infra compositum, ossia il verso 27 secondo la corretta successione che poi appunto ritroviamo subito al foglio 54 recto, come vedete. Anche tali tipologie di interventi, pur estremamente comuni, minute, costituiscono materiale di indagine di notevole interesse testuale ai fini di una ricerca di questo tipo. Limitandomi a questi 3 casi, ma il discorso potrebbe essere utilmente ampliato con una certa sistematicità per altre circostanze analoghe, la successione restaurata da Boccaccio sul suo esemplare di lettura è quella corretta, che puntualmente ritroviamo a testo nelle moderne edizioni critiche. In quest'ordine di considerazione, l'analisi minuta degli interventi introdotte dalle sigle di controversa interpretazione che si ricordavano poco fa, rappresenta, tanto più nell'oggettiva difficoltà spesso di poterne dimostrare oggi concretamente la provenienza ope codicum ope ingeni, una fase assai delicata. Mi limiterò per ovvie ragioni di tempo a mostrarne sporadici esempi. Preciso di fornire fin d'ora, come potrete vedere dalle slide, sempre il testo secondo l'esemplare di lettura boccacciano, dando conto ogni volta tra parentesi quadre delle eventuali divergenze con il moderno testo critico di riferimento. Per quanto attiene l'aliter, ne vedete sopra anzitutto un esempio con sigla posposta alla lezione stessa, ancora nell'Ovidio Riccardiano in corrispondenza di Tristia 2137. Tale dislocazione della sigla avviene indifferentemente anche con la C. Tuttavia, in entrambe le circostanze avviene molto di rado, a fronte di una quasi totalità di sigle sempre anteposte alla lezione. Qui, in corrispondenza di questo verso, iure igitur genitorque deum retoc precatur, Boccaccio annota vocatur aliter in corrispondenza di precatur. Vocator è la lezione che troviamo nei moderni testi critici, a fronte peraltro di un precatur che non viene neppure segnalato in apparato. Voglio soffermarmi però sul caso più che altro riprodotto sotto, più interessante dal punto di vista testuale, passo del 12° libro della Tebaide di Stazio, nel manoscritto Pluteo 38.6 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, parcamente postillato dal Boccaccio. Qui ci troviamo però in corrispondenza di una delle 4 carte interamente autografe del Certaldese, che si preoccupò di reintegrare alcune porzioni di testo cadute nel suo esemplare di lettura. Al verso 309, vixe acum scissis magnum de anubibus orbem, Boccaccio annota aliter ut, in corrispondenza di vix. La variante annotata a margine appare però, come vedete, poi cassata. Ben difficile, ovviamente, assegnare il minuscolo trattino che ha depennato con certezza alla mano di Boccaccio. Tuttavia, dandolo qui almeno per assunto come ipotesi, si aggiunga subito un dato. Questa variante non è attestata dai moderni apparati critici, ma qui c'è di più. Nel suo ampio studio Boccaccios Glossis on Statius, pubblicato su Studi sul Boccaccio nel 1994, David Anderson si è occupato di ricostruire e dimostrare l'esistenza, con amplissime ricognizioni mirate, degli altri 2 testimoni della Tebaide andati perduti, di cui Boccaccio poté certamente disporre oltre al Pluteo 38.6, servendosene in particolare per integrare le parti di testo lì cadute, comprensive di glosse, nelle 4 carte copiate interamente di sua mano di cui si diceva. Ebbene Anderson, che tanto per movimentare ulteriormente il nostro quadro scioglie quell'alcon alius nella sua edizione, segnala questo caso, insieme a non molti altri, nel novero delle interessanti varianti di cui non ha trovato ancora traccia a seguito dei suoi ampi sondaggi mirati. Detto questo, già di per sé, aliter di norma implicherebbe una collazione. Qui sembrerebbe di trovarsi di fronte a 2 possibili casi del genere, con il secondo reso interessante ulteriormente dalla possibilità di circoscrivere, già in partenza, notevolmente il campo di indagine sulla tradizione manoscritta da verificare. Passando alla C, dunque credo corrige corrigatur, mostro soltanto per evidenti ragioni di tempo gli esempi che qui vedete.
semplicemente una panoramica visiva. Il primo è un caso di oscillazione onomastica, anche molto tormentato nella tradizione testuale dei Fasti, 6-757, in cui Boccaccio emenda il corrotto Luneus, peraltro su rasura, in origine probabilmente era Lumeus, con l'Achesis, lezione attestata nella tradizione stando ai moderni apparati. La lezione corretta è invece Climenus. Il secondo caso è invece un passo del sesto libro dell'Historia versus Paganus di Orosio, manoscritto 627 della Biblioteca Riccardiana di Firenze, nella sezione interamente autografa del Certaldese, che qui annota un credulitas, peraltro facilissimo scambio tra le due lezioni, in luogo del crudelitas attesto. Anche la lezione annotata a margine da Boccaccio la troviamo segnalata ampiamente nell'apparato delle moderne edizioni critiche di riferimento. Altra oscillazione onomastica nel Terenzio Laurenziano Pluteo 38-17, interamente autografo, lo vedete in alto, in corrispondenza di questo passo dell'Eunuchus, in cui il giovane Cherea osserva un dipinto raffigurante il noto episodio del congiungimento tra Danae e Giove in forma di pioggia d'oro. Qui Boccaccio si ritrovava nel proprio antigrafo, ancora non identificato, la lezione erronea di Ane, che ha provveduto subito a correggere nel margine destro in Danne. Qui, al di là degli ulteriori e necessari sondaggi approfonditi sulla singolatissima tradizione delle commedie terenziane, vi sono, direi, ottimi margini per poter comunque parlare di una correzione open geni. Più spinoso il caso sottostante, all'interno della cosiddetta miscellanea laurenziana, Laurenziano Pluteo 33-31, in origine facente parte della medesima unità codicologica con il Pluteo 29-8, lo Zibaldone Laurenziano. Siamo nella sezione contenente lo pseudo virgiliano Culex. Al verso 176, entro la descrizione del serpente sognato dal pastore, Boccaccio interviene in due punti. Corregge, come vedete, in interlinea l'erroneo torvo, peraltro ampiamente attestato dalla tradizione e, aggiungerei, verosimile errore di ripetizione indotto dal torvo del verso 173. È da vedersi poi se presente nell'antigrafo da cui Boccaccio copiava o se vi è in corso lo stesso Boccaccio in corso di copia. In corrispondenza di un monstrum quale Intenet, che non Boccaccio segna invece a margine ben tre varianti alternative, come vedete, il che farebbe subito propendere qui senz'altro per uno scioglimento con credo, intentu, vel intuitu, vel intentus. Di queste altre lezioni, nell'apparato della moderna edizione critica di riferimento non v'è traccia. Che abbiano una provenienza ope codicum o ope ingeni, o addirittura in parte ope codicum e in parte ope ingeni, con preziosa possibilità, almeno qui, di gerarchizzare in qualche modo i segni adottati da Boccaccio, deve ovviamente essere sottoposto a ulteriori verifiche, quindi dimostrato con argomenti concreti. Resta comunque il fatto che i rari, ma presenti esempi di varianti multiple come questo qui che vedete, sono affascinanti, poiché mi pare illustrino efficacemente l'idea del Boccaccio intento, è il caso a maggior ragione di dire qui, a ragionare e lavorare filologicamente sui testi classici. Dopo questo fortemente probabile credo, concludo con un pressoché sicuro caso di scioglimento della sigla C in credo, facendolo però procedere da un altrettanto sicuro credo di natura non propriamente filologica. Siamo in una delle gustose postille vergate dal nostro, in margine al compendium di Paolino Veneto, all'interno dello Zibaldone Magliabechiano, manoscritto Banco Rari 50 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. In corrispondenza della descrizione della regione marittima della Siria, con uno dei suoi numerosi e sapidi commenti in margine all'opera di Paolino, Boccaccio usa esattamente la stessa abbreviazione che abbiamo visto finora, per scrivere «Non credo non aveva del pan per cena». Pur non escludendo ovviamente che la C potesse essere usata da Boccaccio con più funzioni e significati, questo è un dato di per sé significativo. Appunto nel manoscritto Pluteo 66.1 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, codice in beneventana di provenienza cassinese del secolo XI, che contiene tra l'altro le antichità giudaiche di Giuseppe Flavio, nella traduzione latina attribuita a Lufino di Aquileia, all'altezza di un punto in cui si riferisce della guerra tra egiziani ed etiopi, nella quale Mosè si distinse per il suo valore, Boccaccio annota nel margine sinistro «credo deficit hic». A giudicare dall'altezza della nota, il dubbio sembra coinvolgere soprattutto il segmento che finisce con «portabant et referebant egiziorum», ho visto.
Non affatto semplice l'articolazione sintattica complessiva del periodo su cui per evidenti ragioni di tempo non mi posso soffermare, ma ne vedete l'edizione. Comunque, stando all'apparato dell'unica edizione critica oggi disponibile delle Antiquitates Latine, quella limitata ai primi 5 libri, curata da Franz Blatt nel 1958, non parrebbero qui esservi sostanziali lacune, come ipotizzato da Boccaccio. A ben guardare l'apparato Blatt, però, lo studioso, dando conto del fatto che nel testo greco originario di Giuseppe Flavio, laddove qui abbiamo portabant et referebant, si leggeva eferon kai egon, aggiunge, come in molti altri casi, l'importante specificazione male reddit, a indicare una non felice o non corretta resa del testo greco nella versio latina, o in ogni caso l'esistenza di un problema generale nel segmento. Di certo, anche unita a una non leggevole lettura di questo tipo di grafia, va detto che quella struttura sintattica che pare quasi sospesa, con quella non perspicua coppia di verbi portabant et referebant, avevano già attirato ben prima di Blatt l'attenzione di un altro filologo, qual è appunto il medesimo Boccaccio, che, pur non prendendo qui posizione o intervenendo direttamente sul testo, non mancò di ragionare sul luogo sospettando una lacuna e segnalando con puntualità la presenza di un problema testuale. Grazie. Grazie molto Silvia Finazzi per questa relazione che potremmo dire ci ha portati dentro all'argomento del Boccaccio editore e interprete, in questo caso di testi latini, e ci fa anche capire come sia vitale lavorare sui due fronti del volgare del latino, sia per l'opera sia per la filologia del Boccaccio su testi latini e volgari. E siamo arrivati all'ultimo relatore della nostra sessione, dottor Luca Bellone dell'Università di Torino, con il quale cambiamo ambito. Bellone ci parlerà dell'Istoria della guerra di Piamonte di Giovanni Alberto Albicante, riflessioni filologico-letterarie e storico-linguistiche a margine dell'edizione critica. Prego. Grazie. Sì, cercherò di illustrare nel tempo a disposizione il progetto di edizione dell'Istoria della guerra di Piamonte del letterato milanese Giovanni Alberto Albicante, un'opera che si colloca all'interno delle cosiddette guerre in ottava rima, un insieme testuale omogeneo della tradizione italiana, o meglio di un territorio della tradizione italiana che è poco frequentato e poco documentato. Il mio intervento sarà strutturato su una serie essenziale di punti. Al primo punto cercherò di dare minimi cenni sull'autore, seguirà una presentazione del testo e poi la illustrazione sintetica, necessariamente, del progetto editoriale. Darò lettura della relazione per non oltrepassare i limiti imposti. Chi era Giovanni Alberto Albicante? Che fosse o meno un poeta laureato per meriti acquisiti, oppure un modesto galoppino milanese, o ancora un poeta più per fame che per fama, come è stato definito di volta in volta, andrà anzitutto rilevato che si distinse tra i suoi contemporanei per il saldo legame con la corte di Milano e per la sua longeva militanza cortigianesca, requisiti questi che ne caratterizzarono la vita e l'intera attività letteraria. Scarse sono le notizie biografiche dell'autore, sono ignote la data di nascita e la data di morte e non rimane se non qualche sporadico cenno autobiografico non sempre verificabile estratto da alcuni passi delle sue opere. In età contemporanea, oggi insomma, la traccia lasciata dall'Albicante è focalizzabile soltanto in alcune aspre polemiche con i più noti avventurieri della penna del XVI secolo, Il Doni e soprattutto Pietro Aretino, a testimonianza di una indole violenta e di una comprovata competenza polemica contro i più audaci e virtuosi del duello verbale. Doti queste che gli valsero gli appellativi di furibondo e di bestiale, appellativi che lo stesso autore usò in alcuni dei titoli delle sue opere più conosciute. Veniamo allora all'attività poetica e più in genere letteraria dell'autore. Qui vedete una serie di testi che io ho raggruppato in opere principali, scritti contro Pietro Aretino e altre opere.
Tra le composizioni maggiori andranno menzionate, oltre all'Storia della guerra di Piemonte, l'Anatomia d'amore del famoso Albicante furibonde in ottava rima e il Trattato, sempre in ottava rima, dell'Entrare in Milano di Carlo V. Nell'esteso quadro della disputa con l'Aretino andranno poi ricordate almeno l'apologia del bestiale Albicante contro il divino Aretino e la nuova contenzione dell'Albicante contro l'Aretino, cui andrà aggiunta anche la vita di Pietro Aretino del Berna, recentemente attribuita al nostro da Paolo Procaccioli. Sorvolo sulle altre opere e passo invece a occuparmi del testo che qui interessa maggiormente, cioè l'Storia della guerra di Piemonte. Abbiamo detto che uno degli esponenti più rappresentativi di un sottogenere testuale non rappresentativo, quello delle già ricordate guerre in ottava rima, un genere caratterizzato da storie talvolta minori, ma che riproducono, riciclando da un lato il canone dei poemi cavallereschi e dall'altro le tradizioni dell'oralità canterina, quasi mezzo secolo di guerre d'Italia. Con una apprezzabile interferenza di codici e con piglio semicronachistico, Albicante espone in particolare il sesto conflitto franco-spagnolo che tra il 35 e il 38 devastò la regione piemontese e lombarda. Vi si trovano battaglie sanguinose ed eroiche imprese, episodi che si fissano attraverso l'ottava rima nella memoria di diverse generazioni prima di fare il loro ingresso per altra via nella storia e nella storiografia ufficiale e nei suoi costitutivi ritmi epocali. L'autore, come si vede dalla schermata alle mie spalle, fece pubblicare la prima edizione del poema a Milano sul finire del 38, affidandola ai tipi di Giovanni Antonio da Castiglione. L'edizione è siglata con M. L'opera è tradita da altre tre edizioni a stampa impresse tutte l'anno successivo, sono V1, V2 e B. Si dà conto qui in forma di elenco degli esemplari al momento recuperati di ciascuna di esse. Si tratta di esemplari poveri e marginali per un testo povero e marginale dal punto di vista del canone umanistico e classicistico, esemplari che non riescono ad assumere lo statuto merceologico e materiale dei libri latini e di molti libri volgari coevi, esemplari senza destino di biblioteca per un pronto consumo e pertanto oggi rarefatti, ma proprio per questa ragione noi crediamo preziosi testimoni di un naufragio programmato. Il poema si compone di 293 ottave disposte su 30 carte. Ogni carta contiene normalmente 6 ottave collocate su 2 colonne. Qui avete a titolo esemplificativo la carta 4 recto. A cadenza regolare intervallano il testo 8 xilografie, la prima raffigura l'autore, le restanti riproducono le immagini di alcune delle città coinvolte nel conflitto, tra cui Torino, Milano, Alba, Casale, Lodi, Pavia, qui vedete appunto Torino. Vi si trovano anche 2 incisioni di dimensioni minori, nella prima di queste, che si illustra nella slide, viene raffigurata la scena dell'omicidio di Alessandro de' Medici. Le ottave sono precedute da un sonetto indirizzato a Federico Gonzaga, che è questo, duca di Mantova ovviamente, e dedicatario dell'opera. Ad aprire il poema è un'ottava, cui verrà attribuita in sede di edizione il numero 0, rivolta ai lettori, su cui forse tornerò. Il nucleo tematico dell'opera è la già menzionata guerra occorsa in Piemonte tra le truppe di Francesco I e quelle di Carlo V, conclusasi nel 38 con la tregua di Nizza, una guerra che l'autore conobbe direttamente per avervi preso parte come soldato dell'armata spagnola ed è lo stesso autore in numerosi passi del testo a dichiararlo, non li leggerò per ragioni di tempo, ma li trovate qui alle mie spalle. Il poema venne dato alle stampe subito dopo la conclusione della guerra, la ricordata tregua di Nizza, stipulata il 17 giugno, e infatti di pochi mesi anteriore alla pubblicazione dell'opera. Una simile tempistica che mostra una velocità esecutiva, diremmo sorprendente, quasi impresa diretta, dipende in primo luogo da una necessità urgente di raccontare episodi e personaggi, sono veramente molti sia gli episodi che i personaggi, una necessità probabilmente inedita e che forse ha il suo epicentro proprio nelle guerre d'Italia, forse effetto della consapevolezza della pace laurenziana e per percezione dell'apertura della crisi italiana che seguì, o forse più semplicemente come risposta emotiva a un terribile quanto affascinante episodio di guerra. Ma una simile velocità di risposta è però
certo anche l'esito delle nuove risorse offerte dalla tipografia, che si propone da subito come parte costitutiva integrale del circuito comunicativo in tutti i suoi livelli e in tutte le sue forme e senza pregiudizi culturali di sorta. Il livello di aderenza al testo, alla realtà storica, è alto. Albicante non è uno storico e quindi non possiede certo il rigore e la scrupolosità propri di uno storico, forse nemmeno volle possederli. Eppure, da un riscontro con le fonti, la restituzione appare buona, sebbene le descrizioni delle vicende siano affidate a formule ricorrenti e generiche. Le truppe, ad esempio, avanzano sempre a passo e assaltano gli accampamenti opposti a parte, gli eserciti si scontrano sempre a mille e così via, e sono caratterizzate da un andamento certamente enfatico. Le imprese infatti sono tutte ardite, i personaggi sempre grandi, le immagini immancabilmente altisonanti. A mero titolo esemplificativo si riproducono di seguito le ottave dedicate alla descrizione degli effetti della morte di Antonio de Leiva, generale di Carlo V, non le leggerò. Dal punto di vista stilistico, l'ottava rima si configura nel testo come una sorta di forma antropologica primaria che istituisce la possibilità stessa del narrare. E il suo narrare non è mai neutro, bensì produce un forte campo di tensioni e interferenze con la tradizione dei romanzi in cavalleria, di cavalleria in primo luogo, ma non solo. In altre parole, l'opera, pur assumendo, volendo forse estremizzare, la fisionomia di un testo di storia contemporanea, o meglio, di un intervento di politica militante, possiede un codice letterario che è tutto inscritto nella sua forma metrica e che si nutre ininterrottamente di modelli variegati. Il Furioso in primo luogo, si sarà forse già notato, l'Orlando innamorato a seguire, il Morgante a seguire ancora, certo, ma anche altra poesia e altri metri, Petrarca e i petrarchisti, il Dante dell'inferno, il Boccaccio delle rime e dell'ottava rima in particolare. Bastino come esempio forse le terzine del sonetto per Federico Gonzaga, o forse meglio ancora l'ultimo verso, che quanto posso mai tutto vi dono, che è una chiara rielaborazione del Furioso, nel quale l'Ariosto, primo libro, dice che quanto io posso dar tutto vi dono. Ecco, questo non è l'unico caso, ma sicuramente è significativo per dimostrare quanto si diceva poc'anzi. Se, come ampiamente dimostrato ieri, tecnica filologica e riflessione linguistica e storico-linguistica vanno a braccetto, perlomeno sarebbe opportuno che andassero a braccetto, varrà allora la pena abbozzare anche un minimo quadro della lingua e del poema, con rinvio chiaramente all'edizione per più opportune quanto necessarie analisi. L'ambito senza dubbio più interessante è quello del lessico, un ambito che permette di rilevare l'aspirazione dell'albicante verso l'adozione di una varietà standard condizionata da modelli letterari prevalentemente toscani, ma che al contempo tradisce l'ancora buona vitalità degli usi scrittori settentrionali. Seppur a fronte di un apprezzabile orientamento nella direzione di un conguaglio sovraregionale, si notano infatti nel testo non episodiche tracce di matrice lombarda o di estensione ristretta alle scripte del nord. Basti come esempio, di nuovo per ragioni di tempo, ma i casi sarebbero molto numerosi, il caso di Zucca, verso 5 dell'ottava 6 del testo, in rima con Duca, verso 4, in rima con Duca e Buca. Significativa è poi la costanza di elementi esogeni, alcuni di impiego assai ristretto al di fuori del testo qui indagato. Numerosi sono, per esempio, ma è ampiamente attendibile, i francesismi. Si vedano almeno i casi di Tropello e Tropelli, truppe, registrati quasi sempre in sede di rima nel sintagma Gran Tropello, Gran Tropelli, caso interessante perché, stando alle mie ricerche, non è stato reperito nei lessici e nei database finora consultati. Oppure il caso di loggiamenti per alloggio, accampamento. Per quest'ultimo però abbiamo un modello di riferimento certo, ultima riga, quel trabacche padiglioni e loggiamenti del Morgante Cantare 5, dove ricorre anche il sintagma trabacche e padiglioni, che curiosamente si ritrova anche nel nostro testo proprio poche righe sopra loggiamenti di cui ho parlato.
Interessante anche la presenza di ispanismi, tra questi citerò soltanto buscar, procurare, procurarsi, termine, dico interessante perché comincia a circolare sempre secondo i lessici cui ho fatto affidamento, solo attorno alla metà del Cinquecento e all'interno dei trattati di Ramusio, quindi qua ci troveremmo di fronte a una sorta di antidatazione, sebbene di pochi anni, qualche decennio. Accanto a metodici recuperi del lessico della tradizione poetica coeva e precedente, talvolta inusuali e non soltanto di ambito cavalleresco, si vedano qui almeno i casi di Invernata, inverno, rifatta su probabilmente Invernata del Furioso, l'aggettivo soffolte glorie, cioè sorrette, innalzate, rifatto di nuovo su soffolti studi di Furioso 35, come indicato, e il gergale bistolfo, prete, che qui compare curiosamente in una sorta di costrutto tautologico, bistolfi di prelati, cioè preti di prelati, bistolfi rientra già nella lettera di Pulci a Lorenzo il Magnifico, quindi in un contesto gergale. Ecco, accanto a questi recuperi dal lessico della tradizione poetica coeva e precedente, si possono reperire di contro con buona frequenza anche elementi di registro colloquiale, basso, quando non addirittura triviale, si noti tra questi almeno l'esclamazione «ai da putta» in un passo sull'estrema fermezza del Marchese del Vasto, alternanza che forse dimostra un processo di canonizzazione linguistica del nostro non ancora giunta o non giunta, volutamente o no, a completa maturazione. Un discorso a parte meriterebbe infine l'ottava 150, che si riproduce per intero, nella quale si trova un'onomatopea al verso 7, tif, tof, todof, che acquisisce un rilievo considerevole anche per ragioni esterne all'opera, perché fu proprio la canzonatura di questo verso da parte dell'Aretino nel terzo libro delle opere burlesche a generare l'annosa disputa con l'Albicante. E qui in coda, nella parte bassa della slide, si vedono per l'appunto alcuni dei versi che l'Aretino dedicò all'Albicante. Giungo nel poco tempo che rimane a esporre brevemente il progetto editoriale, un progetto che poggerà più che altro un auspicio sul duplice caposaldo della tecnica da un lato e dell'interpretazione dall'altro, che sono insomma le due parole chiave del convegno. Sul fronte della tecnica l'attenzione primaria è stata rivolta chiaramente al testo, la trascrizione è stata eseguita nel rispetto dell'esemplare, rispetto massimo, sulla base di M, dalla quale V1, V2 e B si distaccano solo in una serie limitata di episodi, sempre registrati in nota. Talvolta però il loro dettato è risultato utile per emendare i non infrequenti errori meccanici di M. Sul fronte dell'interpretazione, a corredo del testo, si segnala un apparato di note nel quale trovano spazio le notizie relative agli interventi di natura tecnica, commenti ai singoli passi, osservazioni linguistiche e metrico-stilistiche, in particolare si è cercato di ricostruire il fitto reticolo di suggestioni intertestuali alla base dei versi dell'opera, dove per suggestioni intertestuali andrà letto forse tra le righe saccheggi, ecco, per usare un termine forse meno nobile ma più aderente alla realtà delle cose. Precedono la trascrizione una serie di capitoli introduttivi dedicati alla biografia del poeta, alla presentazione del testo, ai cenni sui rapporti con le guerre in ottava rima, alle vicende editoriali, le descrizioni delle edizioni a stampa, oltre a un'analisi linguistica e stilistico-retorica reputata importante. Insomma. A corredo del testo si segnalano invece glossario, rimario e indice onomastici, strumenti a nostro avviso utili sia per orientarsi nella fitta trama del testo, sia in una prospettiva comparatistica per rendere facilmente intelligibile l'intertestualità a cui si è fatto accenno. Concluderà l'impianto un'appendice nella quale troverà spazio la riproduzione facsimilare di M al fine di restituire appieno il senso materiale e merceologico del testimone e per consentire il rapporto diretto con esso, con la sua natura tipografica che si esprime anche nell'impaginazione, nella scelta dei corpi, nell'adozione di xilografie, ovvero in tutto ciò che riguarda la cultura dell'editore che in stampe di questo tipo non è mai accessoria. Ho ancora un minuto. Sì. Di recupero, visto che si è parlato del linguaggio calcistico, va bene. Allora, presento alcuni propositi che verranno sviluppati nel corso delle edizioni e che vengono quindi qui descritti ancora in forma del tutto interrogativa.
Il testo, a differenza dei romanzi di cavalleria, narra una guerra vera. I suoi protagonisti vivono e muoiono realmente. Il racconto degli eventi e la descrizione degli scontri tra le parti non può quindi restare reticente sul punto chiave del sistema cavalleresco: chi sono i buoni e chi i cattivi. Qual è, insomma, il rapporto tra l'opera e i soggetti politici istituzionali coinvolti nell'esperienza narrata. La velocità della sua risposta alla guerra e la sua stessa efficacia comunicativa sembrerebbero configurarsi come elementi integranti di un messaggio generale sotteso alla superficie testuale, un messaggio politico di promozione e propaganda di una delle due parti in conflitto, sebbene non per diretta e immediata committenza. Nulla di diverso sotto questo profilo da quanto avviene negli stessi anni o subito dopo nelle scritture storiografiche maggiori. Come non porsi allora anche il problema del nostro testo con la storiografia ufficiale, così come del resto si pone il rapporto del nostro testo con la tradizione cavalleresca di cui ho già parlato. Un'ultimissima questione che verrà affrontata riguarda l'eventuale origine popolare o semi o pseudo popolare dell'opera. È vero che l'storia della guerra di Piemonte non è più popolare per quanto concerne la versificazione letteraria, la forma finale di testa stampa e le stesse modalità della produzione, ma si può dire lo stesso sotto il profilo della sua ricezione? Io al momento non lo so, dico solo, mi limiterò a dire che numerosi, costanti e funzionali sono i richiami al pubblico che ascolta per escludere a priori l'orizzonte di un destinatario popolare, così come non sono infrequenti e ugualmente funzionali le impronte dell'autore come semicolto per non riflettere sulla pertinenza popolare della sua opera. Grazie. Ringrazio molto Luca Bellone per questa relazione che ci ha permesso di toccare ancora altri ambiti, un genere letterario di minor ambizione. Lo stesso autore si scusa delle sue basse rime, ci ha permesso di sfiorare perlomeno questioni di filologia d'autore in una relazione come molte altre di quelle che abbiamo sentito, anche ricche di elementi in. La prima, il primo episodio della corrispondenza con Dante, che tecnicamente non è un'ecloga, è stato tolto, e poi l'ecloga di Checco con i Belletto Rossi. Giuseppe Billanovic ha approfondito gli studi sulla tradizione del Bucolicum Carmen, mostrando che altri codici, come per esempio quello di Kingswart e quello di Siena, così come il Laurenziano, derivavano da questo esemplare X, che è il secondo Bucolicum Carmen della Parva Libreria. Ho provato ad andare un po' avanti con la collazione e vi dico dei 12 manoscritti, quelli che vanno con R e quelli che vanno con X. Allora, il numero 3 è un manoscritto datato al 1379. Il possessore è Lorenzo di Antonio Ridolfi, è uno che aveva accesso alla Parva Libreria, e il copista, tale Mauritius, sappiamo essere Maurizio Massi, che era un frate agostiniano di Santo Spirito. Il Laurenziano 5229 invece è un codice del secondo 400, che è una silloge con tutti gli opera omnia di Boccaccio, latini. E questo deriva dall'assetto del codice riccardiano nella sua ultima versione, quello definitivo. L'Asburnamiano invece deriva da X, così come il Magliabechiano, che è una copia del Laurenziano 3926. Derivano da R sia il manoscritto di Londra, l'Arleiano, che quello di Parigi, entrambi. Quello di Parigi del secondo 400. Quello di Siena ho già detto, quello di Viterbo non ve lo dico perché è il dodicesimo e a calcio si gioca in 11, ma di la verità perché non l'ho visto. Però il fuoriclasse, il numero 10, è il codice di Oxford, il Baudeliano 558. Ve lo faccio vedere. Perché è fuori classe? Perché non si classifica, semplicemente perché è testimone di una redazione precedente a quella di X. Se guardiamo lo stemma provvisorio di Bernardi Perini, sarebbe tra R e RA.
è una fase testuale un pochino più antica. Sappiamo che il copista è Domenico Silvestri, un fiorentino, è contemporaneo del Salutati, è vissuto più o meno dal 1335 al 1411, perfettamente contemporaneo del Salutati, è devoto del culto sia di Petrarca che di Boccaccio, anzi, per quanto riguarda Boccaccio, ha cercato di completare l'opera geografica scrivendo una monografia sulle isole, il De Insulis. Qual è l'aspetto interessante del codice baudelaiano? Che possiamo avere la lezione più antica che è stata erasa da Boccaccio in alcuni punti. Così possiamo capire un po' il processo redazionale. Cosa ha fatto Boccaccio? In alcuni casi si è accorto di aver sbagliato. Per esempio, guardiamo il punto 4. Ogni tanto Boccaccio quando si impratichisce con i versi, prende molta confidenza e a volte l'esametro gli scappa un piede in più e diventa un eptametro. Per esempio, potete vedere, perché dall'handout... Per cui come hanno agito in questi casi, cioè li hanno inseriti nel loro corpus o non li hanno inseriti, è il caso appunto di inserirli o meno, e poi possibilmente... Vorrei sapere qualcosa, se possibile, sul programma informatico, cioè su avete già usato evidentemente qualcosa, mi pare che avete detto, di esistente, no? Perché questo interessa a me anche per altri motivi. La relazione di Cristiano Lorenzi è una relazione precisissima, peccato che non avevo l'handout sotto mano e quindi certe cose non le ho viste direttamente sul testo. Anche qui, qui avrei semplicemente una nota, una noticina da fare, sì, grazie, che riguarda la rima in ate e in ade, perché anche, è una rima che si trova costantemente deformata, ade si trova quasi sempre, specie in testi, diciamo così, più o meno medio-bassi come questi, per cui non so se io interverrei a uniformare, no, magari lo lascerei, insomma, perché appunto è un tratto quasi connotativo di certa rimeria, tutto sommato, non eccelsa di fattura. Per il resto mi pare che, insomma, fosse tutto quanto a posto per ciò che riguarda l'impostazione e anche questo ritrovamento in una sede così strana, cioè strana per noi in generale, lui è trevigiano, quindi evidentemente l'archivio di Stato di Treviso, insomma, può darsi che magari ci siano anche altre sorprese, se non lo so. Ecco, infatti ci sono stati, esattamente. Per ciò che riguarda la relazione di Giulia Perucchi, che mi è parsa molto, molto importante, anche molto informata. Queste postille su Macrobio, che sono appunto fatte a più riprese, dov'è lei? C'è un divenire riconoscibile in queste postille, cioè che ci sia la possibilità di, non dico datarle, ma di dire questa è una postilla giovanile o molto che viene molto prima rispetto a un'altra, in modo anche di cercare di capire se cambia in qualche modo la posizione dell'autore rispetto al testo che ha sotto mano. E poi mi pare importante e fondamentale studiare tutte le varie postille petrarchesche come una rete e metterle a confronto l'una con l'altra. Lei diceva che questo ovviamente non si fa fuori di un'edizione critica e meriterebbe appunto tutta una serie di considerazioni molto importanti appunto sul modo che ha Petrarca di procedere nel postillare e sul modo anche di cambiare il tipo di postille, di prospettive che mi pare ci sia nel tempo, che si possa appunto sottolineare una diversità di posizioni nel tempo dei vari tipi di postille. Sono stato affascinato da Angelo Piacentini, non solo perché ha parlato quasi a braccio, quindi io, insomma, che invece sono uno che scrive
anche i sospiri, mi pare che, a parte l'insieme molto accurato e molto convincente di quello che ha detto, in particolar modo per ciò che riguarda la datazione, sicuramente il codice, visto quello che lei ha detto, dove sta? Là, sì. A parte che il codice appunto non fu confezionato sicuramente nel 62-63, se alcune no, di queste eglo che si possono datare più tardi, però è anche vero che di solito, specialmente un tipo di raccolta come questa, i vari termini post quos servono per il singolo componimento, e quindi bisogna un po' vedere anche lì, non dico se ci sia una datazione che va diversificata nel tempo, che c'è ovviamente, però una cosa è la riunione, la raccolta, no, di tutte le egole, una cosa poi il fatto che ciascuna singola egola sia collocabile in un determinato periodo. Comunque sicuramente quello di datare un testo sulla base delle I, insomma, mi pare veramente già ab origine era una cosa criticabile, poi applicarla in seconda battuta su un altro testo, direi che è come perseverare, no? Diabolicum. Sugli eptametri anziché esametri, sicuramente saranno delle distrazioni, buon Boccaccio magari si distraeva varie volte, questo succede in altre opere, però mi chiedo appunto, visto quello che succede in altri autori, se questi eptametri non siano in effetti una prima redazione buttata lì, grezza, cioè quello che viene, viene così intanto, poi ci penserò una seconda volta più avanti e vedrò di limare, insomma, ecco, anche questo è tipico, un tipico modo di procedere, poi magari succede che non ritorna più sul la princeps dell'innamoramento di Orlando, che non sappiamo esattamente com'era, non c'è giunta, però sicuramente le copie successive, anche lì ne abbiamo pochine, sono esattamente esemplari poveri e forse anche per questo sono andati perduti, o quasi tutti perduti, perché quello è un po'... è una letteratura di consumo molto intenso che se si trova fatta su dei supporti assolutamente appunto non ricchi, ecco, diciamo, o non perfettamente adatti a durare nel tempo, finisce che appunto li perdiamo. Anche se io ho il sospetto che la Princeps, quella in due libri dell'innamoramento di Orlando, siccome è stata pagata da Boiardo stesso, pare sia stata fatta con carta un po' più decente, insomma, fatta tra l'altro a Scandiano. Effettivamente questi sono degli instant book, come lei dice, cioè non Boiardo, il suo, insomma, questo succede il fatto e questo viene fuori immediatamente, e non per niente l'editoria, che è soprattutto veneziana, arriva lì e prende e pubblica subito. Poi mi dice che appunto ci sono usate sempre le stesse parole, sono le stesse formule, ma la formularità, come lei sa, è un elemento che parte fin dai primi cantari, poi i cavallerischi, eccetera, specie per ciò che riguarda l'ottava, e finisce quando finisce, insomma, questa moda che poi va avanti un bel pezzo, insomma. Quindi non è tanto un difetto tipico dell'autore quanto appunto un elemento caratteristico un po' di tutta la tradizione. Volevo chiedergli se la diversità delle stampe successive rispetto a M è una diversità anche sostanziale oppure solo di accidentali di stampa, perché allora in questo caso appunto si possono benissimo ignorare, eccetera, ma le facevo questa domanda anche per richiamare un po' così il grido di dolore fatto da Stoppelli stamattina, che diceva che la filologia dei testi a stampa qui, ecco, e dice come l'avesse preso come un affronto personale, cioè io ho fatto un libro e nessuno mi dà retta, no, evidentemente non è così. Anche qui appunto l'edizione, probabilmente forse un'edizione online avrebbe anche molto significato, cioè forse troverebbe più facilmente posto che non un'edizione a stampa. Ecco, mi fermo qui intanto. Oh.
Se siete d'accordo, visto anche che sono stati tutti chiamati in causa, darei la parola anche all'altro discussant e poi lascerei a tutti i nostri relatori di rispondere, aprendo poi, se c'è modo, tempo e voglia, al dibattito più ampio. Prego, sì, D'Achille. Allora, innanzitutto ringrazio molto l'amico Claudio Sciosciola che mi ha coinvolto, pur essendo appunto io uno storico della lingua e anche, insomma, oggi prevalentemente un contemporaneista e quindi, come dire, un po' in difficoltà in questo quadro. Intanto vorrei dire che per discussant proporrei discussore, però c'è il problema del femminile, qui non ci sono stati, dovrebbe essere poi, oppure potremmo fare discutente, che è più vicino e che, insomma, ci sono badanti, però, ma no, le parole sono strane perché ancora non esistono le cose, quando esistono le cose anche le parole diventano normali. Comunque, adesso, a parte questo scherzo, volevo dire che io sono molto ammirato da tutti gli interventi che ci sono stati, non soltanto in questo pomeriggio ma anche nelle sessioni precedenti, e appunto dalla quantità e da qualità degli interventi devo dire che lo stato di salute della filologia mi sembra veramente ottimo, e quindi questo mi lascia molto ammirato. Devo dire che tra l'altro questa sessione è stata particolarmente ecumenica, sia per varietà di sedi, perché appunto abbiamo avuto Torino, Milano, Firenze fino a Messina, quindi Roma, e quindi un po' tutta Italia è stata rappresentata, sia anche per i temi che sono stati trattati, che dimostrano anche le competenze del filologo, perché si è parlato appunto di codicologia, di ecdotica, di storia della lingua, di storia della letteratura, di intertestualità, di filologia d'autore, di filologia verticale, quindi veramente un quadro abbastanza complesso. Io vorrei proprio fare una considerazione di carattere generale per dire che mi sembra che forse questa sessione, anche le altre naturalmente, ma forse questa in particolare, forse sarà che l'ho seguita con più attenzione dovendo poi appunto discuterla, permette di cogliere due aspetti della filologia, e cioè il carattere materiale e il carattere immateriale. Da una parte il carattere materiale, che si è visto con l'attenzione al dato concreto, la ricerca sistematica di codici, la scoperta di inediti, l'attenzione anche alle glosse marginali che possono in qualche modo sfuggire, e d'altra parte anche come queste non restano fine a se stesse ma servono per problematizzare tradizioni culturali che si propagano, storie anche di approfondimenti personali, nel caso appunto della lettura diacronica di Petrarco, di Boccaccio, che sono state fatte, e tra l'altro proprio con riferimento a Boccaccio e Petrarca, ma anche con alcune cose che sono andate nel primo intervento a proposito della mise en page, dei metodi per cui, come rendere i versi, mi sembra che appunto nil sub sole novi, niente di nuovo sotto il sole, in qualche modo che le radici di questa nuova filologia le andiamo a ricercare proprio nel momento in cui la codicologia, la filologia umanistica è cresciuta. Ecco, detto questo, non sono in grado, devo dire, di entrare specificamente in tutti i contributi, però qualche domanda posso farla anch'io. A Gramini, al primo intervento, volevo chiedere se queste caratteristiche che avete riscontrato sul modo di indicare la cauda, la capo e così via, possono anche aiutare per ricostruire delle tradizioni, dei passaggi di un testo all'altro, perché dalla presentazione non ho capito se i testi erano a volte gli stessi che si sono, e quindi è possibile anche attraverso questo censimento riuscire a ricostruire la, dove questo è possibile, insomma, se possono essere, come dire, un aiuto a ricostruire la tradizione dei singoli testi. Nel caso di Cristiano Lorenzi, che tra l'altro lo ringrazio molto perché ci ha fornito l'edizione di questi due testi, volevo fare due piccolissimi appunti. Nel primo caso, se per venire mi scrive venire con la U, quello sembrerebbe l'unico caso in cui c'è U al posto di V. Immagino che in realtà ciò sia avvenuto anche per venir, veggiamo in altri casi in cui non ha segnato la variante. Verso 13 della prima Padre Eterno, cioè venire poi mette venire. Probabilmente penso che però quell'uso di Wu non riguarderà solo questo termine ma anche altri. Quindi forse in quel caso allora va precisato che si indica, altrimenti sembrerebbe che solo in quel caso il copista, forse dico, insomma,
direi che sarei un po' più attento. E per quello che riguarda tu sei, mi chiedo se non sia il caso, visto che è in apparato, non sia il caso di mettere tu sei anche al verso 13 del secondo componimento, togliendo la E. Quindi forse benedetta tu sei, una volta che abbiamo tre volte, poi quattro nel completamento dall'altra parte, mi sembra che sei... un usus scribendi che richiede in qualche modo il pronome soggetto. Mi chiedo anche come mai Ave Maria sia in corsivo inteso come latino e poi Virgo Maria no, ma qua chiaramente vanno bene tutte e due. Nel caso di Perucchi, no, mi chiedevo se appunto il caso di Nusquam Nunquam non possa considerarsi quasi un cortocircuito a un certo punto, che effettivamente non corregge ma interpreta quello che no, quindi forse l'accosterei a qualche caso continiano, diciamo, di cortocircuito. Per Piacentini, sì, anche io sono rimasto ammirato dalla passione che ha messo anche nella presentazione del contributo. Avevo un dubbio relativo però all'abstract, al riassunto iniziale, e cioè perché lei dice trascrisse la propria opera sul manoscritto, quindi mi sembra che interpretando il codice della Riccardiana come una trascrizione ammette implicitamente un precedente originale boccacciano, quindi di quello però si sa niente praticamente, quindi c'è una... parlando di copie di servizio c'è anche questo. Molto interessante, tra l'altro ho trovato il contributo, è stato richiamato anche d'altra parte dal collega, per questi problemi che a volte si creano tra un conflitto, tra gli elementi diciamo così interni e quelli esterni paleografici, sono anche io d'accordo, pur con le cautele del caso, di dare più, insomma di valorizzare quelli interni. Nel caso di Silvia Finazzi, io sono rimasta ammirata, Silvia poi si è formata a Roma 3, quindi insomma in qualche modo la sento anche molto lontana, probabilmente anche come mia allieva. No, mi è parso che tutto questo quadro che ha presentato sia molto convincente, effettivamente appunto non avrei rilievi particolari. Mentre per Luca Bellone mi pare che ha colmato non soltanto quello che è stato giustamente detto, il fatto che con lui siamo andati anche nella filologia dei testi a stampa, ma anche se il testo è insomma tendenzialmente toscano, abbiamo un po' superato questo toscanocentrismo che per forza di cose è stato accanto al latino, no? La filologia latino-umanistica e all'epoca 3-500 siamo stati effettivamente soprattutto nell'ambito toscano, quindi ci ha aiutato a valicare anche questo elemento. Devo dire che il riferimento anche all'autore semicolto che scrive per i semicolti sicuramente mi ha insomma toccato temi come anche l'onomatopea, le tiftof, insomma sono argomenti molto vicini, quindi mi ha molto incuriosito. Ecco, un po' scherzo devo dire che è sfuggito, insomma nella slide che ha presentato c'era scritto anche che se i miei versi avranno alquanti errori date la colpa solo ai stampatori, questo può essere una cosa consolante anche per i filologi, che abbiamo anche poi chi ce li deve stampare e quindi possiamo ogni tanto indicare come refusi quelle che sono delle nostre liste. Va bene, con questo... Una volta con altra tecnologia le colpe dei refusi erano del proto. Allora, io direi che potremmo dare la parola a tutti i relatori rapidamente per rispondere alle suggestioni, domande dei due discutitori o discutenti, e poi magari apriamo il dibattito e magari se c'è tempo e modo anch'io posso domandare qualcosa. Allora, andiamo in ordine a partire da Gramigni e Marullo, prego. Sì, dunque, è stata posta una questione riguardante i testi ibridi, immagino si intenda sul piano metrico, quindi ovviamente il nostro è un censimento, quindi come tale diciamo tende a salvare il dato, quindi in generale diciamo ci siamo mossi in una linea di registrazione di tutto ciò anche che si avvicina in qualche maniera alla forma del serventese caudato. Sono venuti fuori in particolare degli schemi
in parte diciamo chiaramente ricalcati su quello del serventese caudato, per esempio le frottole in forma di serventese, quegli schemi in cui i tre versi che compongono la copula sono settenari e il verso finale è breve, molto diciamo diffusi per i testi profetici in particolare, ecco, sono un tipo di testo diciamo poco noto ma che ha una sua tradizione e non si sa bene in che rapporto si ponga rispetto ai serventesi, ma sicuramente lo schema in qualche maniera richiama. Poi ci sono appunto i casi delle laude in cui lo schema rimico ricalca il serventese, ma non c'è appunto lo scarto metrico tra la copula e la cauda. Anche in questo caso i testi sono stati salvati, ve ne sono tre, oltre al caso diciamo jacoponico, ve ne sono tre in cui i versi sono ottonari, ottonari molto variabili, perché poi la lauda si sa che ha un'oscillazione diciamo, abbastanza forte nella misura dei versi, tendenzialmente diciamo ottonari, e non c'è appunto una cauda breve. In ogni caso questi testi sono stati in qualche maniera registrati, perché comunque deve essere valutato, credo più anche dai filologi, perché noi siamo appunto come formazione paleografi codicologi, quindi credo che solo lo studio poi effettivo dei testi possa chiarire anche le relazioni che questi testi possono avere tra di loro. L'altra questione invece riguardante il rapporto tra impaginazione e tradizione, anche qui ovviamente ci tiriamo un po' fuori, nel senso che non abbiamo affrontato i testi, quindi in questo senso non possiamo dare ovviamente una risposta diciamo diretta. Indirettamente si può dire che nella tradizione più antica del serventese, ovvero quella che traspare un po' dai memoriali bolognesi, dove i serventesi vengono trascritti a margine di diciamo documenti, la forma con cui vengono presentati è quella con la cauda spostata, quindi in qualche maniera sembra che la diciamo fase più antica prevedesse questa disposizione, poi richiamata, e se diciamo ho in mente bene i testimoni, mi pare che la tradizione più recente, che non significa più deteriore, ma insomma ci siamo capiti, quella più tarda invece ha schemi un pochino più banali, anche con incolonnamento di tutti i versi, e quindi in qualche maniera diciamo si perde un po' la tradizione più antica. Più di questo ovviamente non. Invece sul programma informatico non so se vuole dire qualcosa Rosa. Sì, la pagina web è strutturata diciamo in tre macro sezioni, una dedicata ai testi, che prevede appunto una scheda per ciascun serventese, in primo luogo con la definizione, ecco, diciamo strutturale, ecco, con le caratteristiche strutturali, e poi ecco tutto l'elenco della bibliografia relativa. Infatti tra l'altro queste sezioni sono anche pensate per comunicare tra loro, perché appunto dal link della bibliografia si va poi all'indice appunto relativo. L'altra sezione è quella appunto dei manoscritti, anche lì per il momento ecco sono disponibili soltanto le indicazioni di quale serventesi sono contenuti, però ecco il progetto poi prevede di pubblicare l'intera scheda. E infine ecco una sezione dedicata agli indici appunto della bibliografia, ma anche eventualmente della lingua, dei dialetti ecco presenti, dei destinatari ecco dei manoscritti ecco. Ecco, per ora è questo. Ecco, poi eventualmente le biblioteche dovessero collaborare, ecco, un'altra opzione sarebbe quella di pubblicare ecco le immagini di tutti i testi dei serventesi. No, è stato creato in ambito della scuola normale e ecco come sì, ha la stessa poi intelaiatura del Tlion di fatto. Ecco, grazie. Prego. Beh, io ringrazio per i suggerimenti che accolgo senz'altro, sia la rima Ateade sicuramente, cioè, si può tranquillamente lasciare, effettivamente in questo tipo di testi è comunissimo. E per quanto riguarda poi le altre osservazioni mi trovano sì effettivamente comunque d'accordo. La questione
De Virgo Maria, sì, rigore anche quello potrebbe tranquillamente esserlo. Diciamo che nell'altro caso sembrava più sicuro, essendo trattandosi di Ave Maria, certo, nel caso di Virgo Maria si presta più ad ambiguità e quindi l'avevo lasciato così. Quanto al venire, cioè lì è semplicemente perché nell'apparato ho riportato in forma diplomatica la lezione e quindi cioè solo in quell'unico caso c'era la U e quindi sì, era solo diciamo quel motivo. E Benedetta, tu sì, tu sei anche lì, sì, effettivamente, probabilmente, come dice lei, insomma, cioè, ci sta che effettivamente sia insomma una certa ripetitività e quindi insomma sia da preferire anche quella lezione. Allora, Giulia Perucchi. Sì, allora, per quanto riguarda la domanda sulla cronologia delle postille, sono ravvisabili dal punto di vista soprattutto paleografico queste diverse zone, che però non hanno dal punto di vista del contenuto una dialettica particolarmente articolata, cioè non c'è un procedimento evolutivo ravvisabile a partire dalle postille. L'unica strada indipendente mi sembra questa dell'Omero, cioè del legame con l'acquisizione della versione latina di Omero. Situazione completamente diversa da quella del Plinio, in cui invece c'è una stratificazione temporale ma anche proprio di qualità delle postille, con ripensamenti, correzioni. E a questo proposito, sul confronto tra Petrarca e Boccaccio, oggi gli argomenti erano completamente diversi, perché avrei potuto fare una scelta di correzioni effettuate da Petrarca a Plinio che avrebbero dato uno specimen dell'abilità o non abilità di Petrarca di emendare il testo, e in particolare Plinio è forse, credo, il manoscritto in cui più è presente l'azione di Petrarca che corregge e lavora sul testo al fine di interpretarlo. E, per quanto riguarda la necessità, non credo fuori dall'edizione critica, cioè non credo che rappresentare questa rete intertestuale di letture debba venire fuori da un'edizione critica, ma forse non con un'edizione critica e basta, è possibile dare veramente conto di tutti questi rapporti. Cioè credo che finita l'edizione dei marginali a Plinio mi rendo conto che è necessario per il lettore, o comunque sarebbe molto utile per il lettore, avere l'edizione critica delle postille a Macrobio e di tutti quei testi che erano non accessori ma comunque basi di accesso rispetto a questo testo pliniano, e quindi sempre nell'ambito comunque della produzione, credo, di edizioni critiche, i cui commenti e le cui introduzioni magari creino un dialogo, ecco. Angelo Piacentini. Allora, in effetti quella del Riccardiano 1232 è una trascrizione. Sicuramente c'erano un originale precedente o degli originali, perché le ecloghe di Boccaccio sono state composte, come ha detto Pier Giorgio Ricci, a Grappoli. Le prime due anni napoletani, la terza il Faunus, anni forlivesi fino agli anni 40, poi ancora Napoli attorno al 1355, tranne le ultime, cioè dall'undicesima alla sedicesima, anni 60. Quindi probabilmente c'erano degli originali e lui ha effettuato questa trascrizione. Il codice è compatto, cioè non ci sono segni di fascicoli, di cui si capisce, è stato fatto in tempi abbastanza rapidi. E, è stato pensato che fosse il codice di dedica perdonato al Banzani e che poi non gliel'avesse materialmente consegnato per la morte del figlio, che nell'opera figura ancora vivente. Poi il lavoro di revisione è stato condotto in più fasi e ho notato che Boccaccio ha cominciato a rivedere prima le ultime ecloghe,
e poi a ritroso fino alla prima. Le prime due sono quelle più tormentate, con le rasure e le riscritture, e sono le due ecloghe che nell'epistola a Martino da Signa, in cui deve spiegare il nome, i titoli, i nomi dei collocutores e i titoli, sono quelle in cui non dice niente, dice che sono state scritte, sono espressione delle sue juveniles lascivie. Però c'è il problema dei due originali, cioè abbiamo il riccardiano che però è X. In un caso nel riccardiano manca un verso, stava cambiando foglio e si è dimenticato un verso e dobbiamo utilizzare X. E invece nel codice del Silvestri manca il verso perché probabilmente lui ha preso proprio dal riccardiano. Comunque io sono per una trascrizione effettuata in tempi abbastanza ristretti, anni 67, giù di lì. Grazie. Grazie, prego Silvia Finazzi. Sì, io ho poco da aggiungere, la domanda sul C, appunto, credo, corrige o corrigatur, è comunque un dibattito del tutto aperto. Certo, l'esempio che ho portato dello Zibaldone Magliabechiano non è semplicemente fine a se stesso, per dimostrare comunque che almeno in un caso possiamo scioglierlo con certezza, sebbene in un settore extrafilologico in questo caso. Però posso dire che, ecco, il caso dello Giuseppe Flavio o cose del genere, ci sono anche altri casi molto simili, non possono che essere sciolti sicuramente con credo. Al tempo stesso c'è sempre questa difficoltà di risalire alla natura, precisamente, appunto, come dicevo, ope codicum, ope ingeni, per cui bisogna procedere molto cauti, perché almeno per quel che ho potuto vedere io nel mio piccolo, lo stato attuale delle ricerche, forse il quadro più complessivo lo ho per quanto concerne il Terenzio, perché ho fatto l'edizione delle postille nel 38-17, Laurenziano Pruto 38-17, e lì, per esempio, anche lì, pur avendolo analizzato più approfonditamente, la tradizione necessita di altre indagini, non è mai sicuro lo scioglimento della sigla, tant'è vero che io ho deciso di non scioglierla. Nella mia edizione ho lasciato semplicemente la C. Da questo punto di vista non c'è mai la certezza. Per quanto riguarda invece il simbolo stesso, posso dire, ecco, per esempio, meramente nel cappelli effettivamente viene sciolta con corrige, però c'è da dire che la sigla, a ben guardare, è una C con una piccolissima E in apice, che almeno a me finora non è capitato di trovare nelle marginali abboccacciani. Quindi non è proprio la stessa cosa, però comunque da questo punto di vista è un'indagine del tutto aperta. Allora, Luca Bellone, c'era la domanda in particolare sulla questione delle stampe, dei loro rapporti. Sì, più d'una. Cercherò di rispondere all'osservazione del professor Zanato, che ringrazio intanto nell'ordine con le quali mi sono state poste, brevemente. Esemplari, sì, poveri e marginali. Secondo me è un giudizio da leggere in positivo, non volevo riferirmi a qualche cosa di scarso valore, mi riferivo al fatto che appunto si tratta di testi di pronto consumo che non hanno un destino in biblioteca, quindi oggi sono davvero piuttosto rari, trovarli può essere, insomma, interessante, quindi un elemento di forse di quasi valorizzazione, ecco. Secondo punto sulle edizioni, ecco, le edizioni del 39 effettivamente sono molto simili a quelle del 38 e diciamo che le differenze sono prevalentemente dovute a errori tipo meccanico, però talvolta possono risultare utili per sanare gli errori meccanici dell'edizione del 38. Ultimo punto, l'eccessivo ricorso a formule, di nuovo è stato evocato qui perché non ho avuto tempo e modo di spiegarmi meglio. Questa è la critica che è stata normalmente rivolta all'Albicante per screditare il suo scritto. Insomma, quindi cercherò nel corso dell'edizione di dimostrare invece che si tratta di un ricorso condiviso anche da testi che hanno una dignità sicuramente maggiore. Per quanto riguarda il professor D'Achille, che ringrazio senz'altro per quanto detto, il date la colpa solo ai stampatori non è solo un luogo comune, secondo me, ma è stata un'ottima previsione, perché effettivamente poi di errori nella stampa ce ne sono. Quindi non lo so se lo sapesse, se lo immaginasse, però insomma, almeno in questa occasione direi che è stato un buon profeta o qualcosa del genere. Grazie.
Grazie. Allora, se volete, abbiamo ancora un po' di tempo per altre domande, interventi. Cominciamo da Lucia Bertolini, prego. Effettivamente la questione, mi rivolgo a Cristiano Lorenzi, la questione del tu sei tu è particolarmente intricata, perché c'è questa mobilità anche nei versi precedenti di tu, guarda caso qui però siamo in presenza di una citazione, perché è Benedicta tu in mulieribus, però c'è anche appunto questo et, che altrimenti verrebbe meno. Certo, bisognerebbe forse pensare un pochino di più a una razionalizzazione di questa presenza o omissione di tu, per verificare un attimo che pertinenza abbia l'obiezione fatta dal professor D'Achille. Invece volevo segnalare che direi abbastanza probabilmente al verso 8 va scelta la lezione di P, perché e non o templo santo, che è una ripetizione di o virgopia, ma e templo santo, che è una forma di epifrasi, scala del cielo tu sei virgo Maria e templo santo, apparentemente banale, ma è retoricamente poziore. Direi che sia abbastanza probabile. Allora, raccogliamo le domande o gli interventi prima e poi magari facciamo un ultimo giro di risposte. Va bene, allora chiedo io, sì, infatti, domando io per curiosità a Bellone, vari interventi hanno toccato il tema della metrica, ma non molti quello della prosodia. Mi chiedevo se in queste ottave, come nella tradizione dei cantari, ci fossero fenomeni di anisosillabismo. Se non ho visto male, il verso con con l'onomatopea, per esempio, mancava di una sillaba per essere un endecasillabo. Allora, se volete, ripartiamo da Cristiano Lorenzi, prego. Beh, sì, io non ho molto da aggiungere. Sulla questione del tu, sì, chiaramente lì il problema si pone più volte, perché appunto c'è un'estrema mobilità, con la tendenza di ti in generale ad ometterlo praticamente sempre, con conseguente ipometria praticamente in tutti i casi. E nel caso specifico del verso 13 effettivamente lì si pone il problema o di perdere l'et iniziale, oppure di appunto presentare una differenza rispetto, una variazio rispetto ai casi precedenti, quindi lì effettivamente la questione è abbastanza in bilico. Sulla E, sì, effettivamente anche c'è, cioè, quello che propone lei chiaramente è altrettanto efficace. Qui mi sembrava lievemente più difficile come lezione, però insomma sì. Facile però. Sì, l'inverso, sì. Sì, anche questo è vero. Sì. Ci sta, sì. Grazie comunque. Sì, allora l'anisosillabismo non è una delle caratteristiche del testo, ci sono pochi fenomeni di ipometria e ipermetria, questo forse ci allontana un po' dalla tradizione canterina, i pochi casi insomma in cui il computo metrico non rispetta l'endecasillabo, tra i pochi c'è quello dell'onomatopea, che si risolve però, ecco, facendo riferimento alle edizioni del 38, del 39, i casi più frequenti di mancato rispetto del computo dei versi normalmente rientra in una serie limitata di episodi, una casistica limitata, ad esempio l'errato utilizzo di un presente per un imperfetto, quindi la riduzione di una sillaba, che però si riesce a diciamo risolvere facilmente anche tenendo presente la concordanza temporale dei tempi verbali, insomma dell'ottava, ecco, quindi questi sono i casi un po' più frequenti. Non ho rilevato, insomma, fenomeni più
interessanti. Quindi, se ho capito bene, secondo lei sono errori meccanici della tradizione a stampa? Prevalentemente sì. Però eccoci, forse lì bisogna vedere la statistica e rifletterci, perché dire che quelle 39 regolarizzano potrebbe anche essere una regolarizzazione di un errore d'autore. Certo, quindi andrà, questo è un aspetto che chiaramente dovrò valutare con attenzione. Grazie. Ci sono altre domande, altre questioni? Allora io ringrazio moltissimo tutti i nostri relatori e ringrazio i nostri discutitori, discutenti, non mi azzardo più ad usare il prestito, Zanato ed Achille, vi ringrazio per averci ascoltato fino a quest'ora, buona serata, arrivederci.